Buongiorno, buongiorno, a tutti, benvenuti eh, a questo nuovo evento di, di Gruppo Maurizi. Vi ringrazio per esservi collegati così presto <ride> e mh, faccio un piccolo, una piccola introduzione prima di iniziare i lavori. Eh, abbiamo voluto organizzare questa convention per fare un focus sulla eh, sostenibilità legata alla sicurezza alimentare e quindi un focus sulle prospettive future della filiera alimentare, anche molto attuali. Partiamo da dati molto importanti, la filiera agroalimentare estesa è il primo settore economico del nostro paese, eh, un fatturato di oltre 500 miliardi di euro, quasi 4 milioni di occupati, pari al 17% del totale nazionale. L'Italia è il primo paese al mondo per numero di DOP, di IGP, di STG con 862 prodotti food and beverage censiti su un totale di 3387 in Europa. È il primo produttore ed esportatore mondiale di pasta e questo ce lo potevamo immaginare, ma eh, mi piace anche sottolineare che chiude il 2021 con un record storico di esportazioni di vino per 7,1 miliardi di euro. Il, vostro, il nostro vino piace anche ai francesi che apprezzano molto il Prosecco. È il secondo paese al mondo per quota del settore agroalimentare sul PIL. Quindi numeri importanti dal punto di vista economico che chiaramente hanno un impatto molto forte su quello che è la sostenibilità ambientale. Parliamo di sostenibilità perché partiamo dalla strategia Farm to Fork della Commissione europea che ha tre pilastri fondamentali, cioè la produzione sostenibile, eh, la prevenzione e la, la riduzione degli sprechi alimentari e il consumo sostenibile e in questa mattinata andremo a fondo proprio su questi tre eh, temi. Eh, sembrerebbe essere tra l'altro il momento giusto, visto che siamo alla vigilia del piano di ripresa e resilienza e che potrebbe essere, fatemi dire, un'occasione unica per avviare un nuovo percorso di sviluppo di lungo periodo che renda possibile un cambiamento strutturale eh, in chiave sostenibile della filiera. Rendere strutturale proprio l'approccio in, in chiave sostenibile è fondamentale per adeguarsi alle leggi, sì, ma soprattutto alle dinamiche di mercato e alle esigenze di una società civile che ormai chiede a gran voce che i prodotti eh, siano sempre più eh, diciamo con un occhio alla sostenibilità. Questo iter di cambiamento è già cominciato, eh, gli ultimi due anni, seppur mo molto complicati, hanno dato un uh, grande boost, una grande accelerazione a questo processo. Ehm... La pandemia infatti ci ha dato una spinta no? per trovare strade differenti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato nuovi metodi di lavoro e nuovi, eh, messo a punto anche protocolli di sicurezza, abbiamo elaborato nuovi standard di qualità e certificazione, abbiamo svolto attività di ricerca e sviluppo su cosa? Su materiali e processi a minore impatto ambientale ed intercettato i nuovi bisogni di un mercato profondamente trasformato. Possiamo dire che istituzioni, imprese, società civile e consumatori stanno riscrivendo la storia del nostro Paese. Dobbiamo anche considerare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite da raggiungere. Pensiamo in particolare all'obiettivo 12, il consumo e le produzioni sostenibili. L'obiettivo 12.1 ci dice che dobbiamo attuare il quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili, rendendo partecipi tutti i Paesi. L'obiettivo 12.2 ci chiede entro il 2030 di raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Parliamo di obiettivi molto importanti, di obiettivi comuni, che per citare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite significa che essi riguardano tutti i paesi e tutti gli individui. Nessuno ne è escluso né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Gruppo Maurizio ha avuto il privilegio di partecipare attivamente a questi processi grazie all'interazione con istituzioni ed imprese ed ha scelto di riunire qui alcuni degli interlocutori più rappresentativi per un confronto costruttivo e quindi ringrazio tutti i relatori che renderanno ricca la discussione, a cui chiedo di rimanere nei tempi, e dico a tutti i partecipanti che po po potranno fare delle domande nella chat e eh, abbiamo proprio una parte finale dedicata eh, a, proprio ai vostri quesiti, quindi per questo chiedo ai relatori di mantenere eh, diciamo così, i 15 minuti che hanno in programma. E iniziamo il programma di questa mattina con il primo degli interventi. E appunto eh, la dottoressa Elisa Boi, che è specialist sicurezza alimentare di, di Gruppo Maurizi, ci parlerà di uno standard che esiste in realtà da molto tempo ma che è diventato attuale in questo, in questo preciso periodo storico, e cioè la certificazione Roundtable on Sustainable Palm Oil, che appunto garantisce l'approvvigionamento di olio di palma che avvenga in un modo eticamente corretto. Passo la parola appunto alla dottoressa Boi, con noi, come ci rivediamo tra un pochino. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie mille dottoressa. Un attimo che torno indietro con, con le slide. Ok, eh, innanzitutto uh, buongiorno a tutti, uh, grazie della parola e um, questa mattina andiamo, uh, cominciamo uh, la, la nostra convention parlando di ecosostenibilità e uh, di un, in particolare uh, in un settore particolarmente rilevante che è quello della, um, delle nelle industrie alimentari, soprattutto nel settore dolciario, ovvero l'utilizzo di olio di palma sostenibile. Ma che cos'è eh, l'olio di palma? Innanzitutto vorrei cominciare il mio intervento parlando proprio di olio di palma. Di che cos'è? Eh, è un, uh, un frutto. Uh, il, il frutto dell'olio di palma uh, ci consente di ottenere per spremitura un olio vegetale che viene ampiamente utilizzato e vedremo tra pochissimo che ha ampio spazio e numerosi vantaggi, uh, per quanto sia stato demonizzato negli ultimi anni uh, non troppo a ragion veduta, uh, che uh, consente di avere un'ottima resa rispetto a quello. Qualsiasi altro olio vegetale. Innanzitutto, insieme all'olio extravergine d'oliva, l'olio di oliva è il secondo olio uh, vegetale um, ottenuto appunto per sprimitura del frutto. E uh, come potete vedere da questa slide, i uh, dati uh, che ci consentono, insomma, cioè è un olio che ha una grandissima resa. Uh, innanzitutto, ogni frutto consente di ottenere un, circa un 30-35% di olio e da una sola palma si riescono a ricavare circa 40 kg di olio l'anno. Questo consente di avere una delle rese più alte, se non la resa più alta rispetto a qualsiasi altro eh, olio di tipo vegetale, rispetto ad altri, eh, a tutti gli altri. Eh, ad oggi l'olio di palma è l'olio vegetale più prodotto al mondo, vedremo tra pochissimo, vi presenterò dei dati, c'è cioè circa il 35% del totale. E, ed è l'olio uh, vegetale più esportato al mondo, rappresenta circa il 60% dell'export uh, totale um, della, uh, rispetto a tutto l'anno. Come vedete il 35% della produzione globale di olio vegetale rappresent è rappresentata dall'olio di palma, a seguire olio uh, ricavato dalla spremitura dei, uh, del, insomma, della soia, seguito da olio di semi di girasole, olio di colza e uh, in misura decisamente inferiore a qualsiasi altra tipologia di olio. Si stima che eh, da qui al 2050 la, eh, il fabbisogno e la produzione di olio di palma aumenterà di circa il 40% rispetto a quella che è attuale, questo perché la popolazione mondiale si stima arriverà a superare i 9, milia eh, 9 miliardi di persone, quindi crescendo la popolazione mondiale crescerà inevitabilmente il fabbisogno eh, di, eh, di questo olio. Uh, ad oggi uh, l'olio di palma è un uh, olio, come vi dicevo, estremamente versatile con numerosi vantaggi. Perché ve ne parlo? Proprio perché in passato è stato ampiamente demonizzato. Ma quali sono i vantaggi legati all'utilizzo dell'olio di palma nelle uh, imprese alimentari? Innanzitutto è un olio che ha un sapore, una fragranza neutri e questo consente di esaltare i sapori rispetto agli altri ingredienti. Quindi, da un punto di vista qualitativo si ha una resa notevolmente eh, più elevata rispetto all'utilizzo di altri oli che tendono a coprire quindi aromi o fragranze. Allo stesso modo consente di donare agli impasti una eh, necessaria croccantezza e cremosità, sempre a vantaggio della qualità del prodotto, eh, consentendo di ehm, diciamo, conservare questi principi per tutta eh, e queste qualità per tutta la uh, vita commerciale del prodotto. Inoltre, è un olio che ha un'elevatissima resistenza al calore e all'ossidazione rispetto agli altri oli vegetali, e anche questo gli consente di mantenere queste caratteristiche organolettiche per tutta la vita commerciale. E uh, ha uh, vantaggio anche di una riduzione dell'utilizzo di altri conservanti. Quindi, da un punto di vista nutrizionale e uh, qualitativo del prodotto, si ha una resa decisamente molto elevata. Da un punto di vista nutrizionale,. Uh, questo olio vegetale consente di avere un apporto di grassi um, idrogenati, acidi grassi trans, molto più bassi rispetto ad altri oli vegetali. Vi dico questo perché? Perché in passato, nel 2016, scusate, ho un problema con le slide. Eh, Scusate, eh. oh, perfetto, dicevo, nel 2016 c'è stata una uh, elevatissima attenzione mediatica nei confronti uh, di, questo, um, di questo ingrediente. Um, Un'attenzione mediatica eh, devo dire che non, non uh, giustificata, o meglio, uh, l'attenzione mediatica si è uh, velocemente spostata su quelli che potessero essere gli effetti negativi uh, sulla salute legati all'utilizzo di olio di palma, non tanto quello che poteva essere effettivamente il problema uh, legato alla, um, uh, a una uh, coltivazione incontrollata uh, del, delle piantagioni d'olio di palma, che effettivamente poteva rappresentare un danno eh, da un punto di vista ecosistemico e anche eh, di, eh, di rispetto dei lavoratori e delle, eh, delle popolazioni autoctone. Comunque nel 2016 quindi l'Istituto Superiore di Sanità ha effettuato un approfondito studio su quelli che potessero essere gli effetti legati all'utilizzo di olio di palma nelle eh, industrie alimentari e diciamo quello che è emerso è che innanzitutto gli effetti tossici eh, per poter essere dichiarati tali necessitano di, del, di lunghe esposizioni a un agente potenzialmente dannoso, cosa che eh, se eh, l'olio di palma viene introdotto all'interno di una dieta bilanciata eh, non, non ci sono dati scientifici a valore del fatto che possa eh, essere tossico nei confronti del consumatore. Come vi dicevo prima, da un punto di vista nutrizionale, sempre se assunto all'interno di una dieta bilanciata, quindi eh, diciamo la... la, la, la il livello di assunzione raccomandato è di circa il 10% rispetto a quelle che sono le calorie giornaliere, eh, contiene, ha ah, un apporto di acidi grassi eh, saturi del 49% e di eh, grassi insaturi del 51% rispetto ad altri oli vegetali. Quindi, come vi dicevo, eh, ampio, ehm, ampi vantaggi anche da un punto di vista nutrizionale. Uh, ma vediamo quello che è lo stato dell'arte della produzione attuale dell'olio di palma. Innanzitutto, i paesi maggiormente uh, coinvolti nella produzione sono l'Indonesia, la Malesia e la Thailandia, ma allo stesso tempo ci sono tanti paesi, in particolare India. L'Unione Europea tutta e la Cina, che sono i principali importatori di questo olio. Questo perché? Perché uh, l'olio di palma è vero che viene ampiamente utilizzato nell'industria alimentare, ma proprio perché ha tutti i vantaggi che vi ho elencato in precedenza ha ehm, ampio spazio anche in altri ambiti eh, come eh, la, insomma, altri settori tecnici o stesso la cosmetica e eh, l'industria della detergenza i principali consumatori invece di olio di palma sono l'Indonesia che è eh, il principale produttore ma anche l'India e l'Unione Europea basti pensare che in Italia l'importazione nel 2019 dell'olio di palma è incresciuto dell'11% rispetto al 2018 dove sono state importate più di 1.400.000 tonnellate tonnellate di olio, come vi dicevo con largo impiego sia in altri ambiti tecnici ma soprattutto nell'industria alimentare e nell'industria cosmetica. Mi potresti mandare avanti le slide, Elisa, per favore? Grazie. E ad oggi eh, l'olio di palma è un olio che ha una eh, resa molto alta eh, rispetto a qualsiasi altro olio vegetale. Eh, qui in questa slide vi ho riportato quelli che sono i numeri rispetto agli altri oli principali, cioè l'olio di soia e l'olio di colza. Come vedete, ha una resa tre volte superiore rispetto agli altri oli e questo comporta eh, vantaggi da un punto di vista produttivo anche perché la uh, quantità di fertilizzante, di pesticidi e di energia necessaria per realizzare uh, l'olio di palma rispetto agli altri oli è decisamente più bassa. Inoltre serve molto poco terreno e meno acqua rispetto a qualsiasi altra produzione. Come vi dicevo, uh, si stima un incremento della produzione mondiale da qui al 2050 di oltre il 40% e ad oggi... Il, eh, oltre il 40% della produzione di olio di palma è concentrata in piantagioni di proprietà di piccoli coltivatori. Ma perché è stato demonizzato? Vi dicevo perché ehm, in passato si è eh, parlato, ehm, l'attenzione mediatica si è concentrata su quello che potesse essere lo sfruttamento legato alle piantagioni e soprattutto dei piccoli coltivatori eh, proprietari dei terreni che sono stati sfruttati e non è stato rispettato, diciamo, il, ehm, il, loro, ehm, il loro lavoro e eh, le, le condizioni di lavoro per questo come eh, diceva eh, la dottoressa prima eh, nella nell'introduzione è nata questa tavola rotonda cioè Roundtable on sustainable palm oil cioè un, eh, uno standard un'iniziativa eh, un eh, globale nata nel 2004 che ad oggi continua ad andare avanti è uno standard eh, internazionale riconosciuto a tutto tondo e che ha l'obiettivo di arrivare da qui a Uh, pochissimo tempo a rendere la norma, uh, cioè, quindi a rendere cogente la uh, produzione di olio di palma sostenibile. Uh, come tutti gli standard di certificazione volontari, anche lo standard RSPO viene periodicamente sottoposto a uh, revisione. Lo standard attualmente in vigore è stato emanato nel 2018, quindi è stato pubblicato eh, nel 2018 e nel novembre 2023 verrà pubblicata la nuova revisione. Ma la versione attualmente in vigore è ampiamente eh, compliance con quelli che sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 20, dell 2030 delle Nazioni Unite. Quali sono i capisaldi di questa certificazione? Innanzitutto adottare un comportamento etico e trasparente nei confronti del consumatore, delle produzioni e dei coltivatori, andando a rispettare i diritti legali e cogenti della produzione nonché della, eh, dei lavoratori stessi. Rispettare quindi le comunità e uh, garantire benefici da queste coltivazioni, ottimizzare la produttività e l'efficienza, riducendo quelli che possono essere gli impatti ambientali legati alla coltivazione di, questo, um, di queste palme e proteggere e valorizzare e conservare nel tempo l'ecosistema e l'ambiente. Uh, come funziona la certificazione? Innanzitutto, una qualsiasi impresa alimentare può certificarsi secondo lo standard RSPO. Questo perché. Qualsiasi impresa ha eh, voglia di eh, sponsorizzare o dare risalto a quello che è il proprio impegno legato all'ecosistema e a ridurre gli impatti appunto, ambientali tutelando i lavoratori e che fa utilizzo nelle proprie ricette di olio di palma può certificarsi secondo lo standard RSPO. Lo standard è uno standard che può essere eh, applicato sia ad un utilizzo del 100% di olio di palma sostenibile sia a, um, utilizzo di quantità più ridotte all'interno delle ricette di olio di palma sostenibile. Esistono quindi tre diversi livelli di certificazione, cioè l'identity preserved che è quello più stringente, che rappresenta il massimo impegno che la direzione può avere nei confronti della sostenibilità e dell'utilizzo di, dell di olio di palma sostenibile perché consente di tracciare la storia dell'olio di palma dalla piantagione fino al prodotto finale eh, completamente, eh, che viene realizzato con olio di palma totalmente sostenibile e in questo standard, non è, a questo livello di certificazione non è in alcun modo consentita promiscuità o commistione con olio di palma convenzionale. Poi c'è un livello di certificazione intermedio che è il segregated, cioè un olio di palma che eh, è anch'esso eh, sostenibile, tenuto separato lungo la catena logistica rispetto all'olio convenzionale ma che diciamo non consente di tracciare la storia dell'olio di palma fino alla piantagione e poi c'è la eh, diciamo formula chiamiamola così più light ma che consente comunque alle imprese di eh, dimostrare il proprio impegno nei confronti dell'ecosostenibilità che è il mass balance cioè l'utilizzo promiscuo o comunque ehm, Multiplo sia di olio di palma sostenibile che di olio di palma convenzionale all'interno delle proprie ricette, dimostrando quindi la percentuale di olio di palma sostenibile presente all'interno della ricetta. Uh, come può quindi l'impresa utilizzare uh, questo standard andando a um, uh, un, eh, dichiarare il claim all'interno della propria etichetta in due modi: cioè nei casi uh, delle due certificazioni più stringenti in etichetta può essere riportata l'indicazione contiene la percentuale di olio di palma sostenibile presente senza impiego appunto quindi di olio convenzionale mentre nel caso di certificazione mass balance l'indicazione da riportare in etichetta può essere quella di supporto eh, la produzione di olio di palma sostenibile certificato RSPO quindi quali sono i vantaggi per l'azienda sicuramente avere una catena di approvvigionamento certificata perché le certificazioni RSPO consentono di ehm, verificare dal campo fino alla consegna all'interno dell'impresa di olio di palma sostenibile avendo quindi una maggiore tutela anche della salvaguardia dei diritti eh, dei propri dipendenti una notevole riduzione dell'impatto ambientale delle proprie produzioni maggiori garanzie nei confronti del consumatore quindi la certificazione va a tutelare il consumatore dimostrando quindi l'impegno da parte delle imprese che utilizzano olio di palma ad utilizzare olio di palma sostenibile nonché maggiore competitività del mercato questo perché negli ultimi Anni l'attenzione mediatica nei confronti dell'ecosostenibilità e utilizzo di olio di palma sostenibile è diventata sempre più elevata. Basti pensare che catene di grande distribuzione si stanno eh, dirottando verso eh, l'utilizzo di olio di palma a 100% certificato RSPO. Detto questo, io vi ringrazio e passo la parola alla dottoressa. Grazie. Grazie, Elisa. Ehm... Direi poi che appunto questa cosa dell'olio di palma adesso ha un diciamo carattere di importanza pazzesca. No? Dopo il problema dell'Ucraina con l'olio di sole. E tra l'altro è, è notizia recente che l'Indonesia ha bloccato uh, le esportazioni dell'olio di palma e l'Indonesia è. è Diciamo il produttore di un terzo no, dell'olio di palma globale. E quindi l'olio di palma è schizzato al più 42% rispetto al costo che aveva eh, solo qualche tempo fa. E, e quindi questo diciamo dall'Indonesia no, si ha l'idea proprio di come sia poi tutto globalizzato, come sia proprio questo mondo interconnesso. E ancora di più dobbiamo pensare a quanto questo poi ha impatto proprio sulla, sulla sostenibilità, no? come lo dicevamo prima con gli obiettivi della, delle Nazioni Unite del 2030. Io ringrazio molto Elisa. Se avete appunto domande per lei, basta che le postate nella, nella chat e poi eh, le leggeremo al, al termine. E le faremo alle, ai vari relatori. Adesso vediamo se è già collegato perché siamo in anticipo. Siamo gli unici che fanno i, i convegni e stanno in anticipo. Eh, C'è il dottor Baldini, è già collegato. Benissimo, allora. Io le ringrazio molto Gianni, che è sempre nostro gradito ospite, è stato, è stato già in altri, in altri eventi. Gianni Baldini è Food Sector Manager di Bureau Veritas e eh, diciamo, ci parlerà di una certificazione molto interessante e molto attuale. Parlavamo prima della strategia From Farm to Fork della Commissione Europea, e questa stabilisce l'obiettivo della riduzione del 50% di dispreghi alimentari per il 2030. Eh, perché questo? Perché lo spreco alimentare causa maggiore consumo di suolo di acqua, di risorse energetiche genera un aumento della produzione dei rifiuti e poi la ripetizione di cicli lineari dove invece dovrebbero essere circolari no? e, e quindi mh, questa, questa certificazione che si chiama Food Waste Management System certifica le politiche virtuose di riduzione degli sprechi per tutti gli operatori della filiera e ne parleremo appunto col dottor Gianni Baldini di Buro Veritas eh, grazie Gianni ci sei? Sì ci sono mi sentite? Sì sì, sì benissimo. Perfetto ciao Daniela e ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, sì du due slide velocissime tanto per è doveroso presentarmi. Eh, sono appunto responsabile della divisione food della service line certificazione di Buro Veritas Italia e operiamo all'interno del, della Buro Veritas Holding ehm, ha sede in Francia, abbiamo quasi 200 anni di vita e questa è un po' la nostra ripartizione, ripartizione geografica. Quindi, con, eh, con un business forte eh, in Europa, ma come vedete, anche in tutti gli altri continenti, incominciamo ad avere una, una buona presenza. In Italia, siamo presenti praticamente in tutte le regioni, siamo presenti nel 1839. Eh, Abbiamo ormai raggiungiamo i, 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 mille, i mille dipendenti, e abbiamo oltre 20.000 clienti lavoriamo molto anche con dei subcontratti, tecnici e valutatori, siamo circa a mille sul territorio, sul territorio italiano. Questa è un po' la ripartizione del nostro fatturato per aree di business, quindi io sono all'interno della certificazione, ma Buroverta si occupa anche di edilizia e infrastrutture, di tutto il settore industria, delle, dei prodotti di consumo. Del settore marina da dove, da dove noi nasciamo, perché nasciamo come, eh, come certificazione navale, e in, in sviluppo in anche tutta la parte delle commodities, quindi le materie prime eh, agroalimentari e non. Veniamo appunto eh, al contesto che poi ha fatto, ha fatto nascere questo, questo standard. Eh, il contesto è sicuramente quello del Farm to Fork, come accennava Daniela, e anche dell'impegno dell dell'ONU attraverso appunto gli obiettivi del, dello sviluppo sostenibile. E, e come si diceva nel, nell'obiettivo nell 12, c'è questa riduzione dello spreco del eh, 50% entro il, il 2030. Ehm, quali sono le fonti, eh, le fonti dello spreco? Eh, sono tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla trasformazione e distribuzione fino alla vendita e al consumo. L'obiettivo è capire dove viene generato. Eh, è chiaro che, eh, nei paesi in via di sviluppo, eh, la, la principale fase in cui si accumula lo spreco è la produzione, la trasformazione e la distribuzione, perché i sistemi produttivi devono ancora essere migliorati. Mentre nei paesi sviluppati, come nell'Occidente,. Eh, lo spreco si verifica principalmente nelle ultime fasi della catena, quindi nelle fasi di vendita al dettaglio e soprattutto purtroppo al consumo. Eh, cosa si aspettano i consumatori? Eh, insomma, i dati dicono che l'85% eh, vorrebbe che il cibo che rimane in venduto fosse destinato fosse destinato alle associazioni, fosse donato per assistere le persone bisognose. Dal 2016 c'è anche una legge, la legge GADA, che consente eh, attraverso delle regole di gestione del sistema di autocontrollo igienico-sanitario di poter donare il cibo invenduto ancora utilizzabile ad associazioni, ad delle OLUS e delle associazioni che si occupano di beneficenza. Eh, il 70% degli italiani nel 2021 ha acquistato prodotti, alimenti, prodotti alimentari e alimenti di marche che hanno un'attenzione alla sostenibilità ambientale. Il 62% aziende che adottano scelte credibili a livello green, a livello di sostenibilità e il 60%... Si è rivolta a brand impegnati, ne parlava chi mi ha preceduto, alla sostenibilità sociale. Eh, sicuramente viene chiesto viene chiesta trasparenza, viene chiesto impegno. Eh, dalla trasparenza e dall'impegno nasce, nasce l'idea di Buro Veritas di creare uno standard sulla, sulla gestione dello spreco alimentare. Sicuramente oggi, oggi le aziende hanno bisogno di comunicare il proprio impegno e Il proprio impegno in termini di sostenibilità. Eh, nei precedenti vent'anni, eh, l'impegno era la, la sicurezza alimentare. Oggi lo vedo anche dai dati eh, che ho io sulle vendite dei nostri servizi. Oggi li, la sicurezza alimentare sta diventando un prerequisito. Eh, e comunque la sicurezza alimentare se l'aspettano eh, senza chiederselo. Mentre oggi i consumatori chiedono degli impegni invece sulla parte sostenibile. E, e quindi cosa si è pensato? Allora, inizialmente era stato creato uno standard, ci tengo a dirlo, da Buro Veritas Italia, eh, insieme a, a, al mio gruppo Food e al gruppo della sostenibilità che abbiamo all'interno della divisione certificazione, della serviziale di certificazione. Abbiamo messo a terra eh, uno standard perché credevamo che fosse il momento di dare al mercato uno standard che potesse dim dimostrare l'impegno dell'organizzazione nella riduzione dello spreco. Poi, onestamente, devo, mi, piace, mi piace dirlo: eh, è stato visto anche dalla nostra holding, dai nostri, dal nostro head office: è piaciuto e è, è diventato uno standard di tutto il gruppo Buro Veritas Mondo, quindi della holding. Quindi oggi, in tutto il mondo Buro Veritas vende lo stesso standard sul, che è il Food Waste Management System, che però nasce, nasce in Italia e di questo ne sono anche orgoglioso. È uno standard ovviamente non accreditato perché è uno standard privato, è uno standard che ha eh, un approccio assolutamente di gestione, di un sistema di gestione, quindi tutte le aziende, tutti gli operatori del settore agroalimentare saranno in grado anche con una certa facilità di approcciare. Eh, questo standard, eh, con, un audit, con un ciclo di certificazione triennale, come tutti i sistemi di gestione, hanno un initial audit eh, documentale e un main audit il primo anno per la certificazione e poi delle sorveglianze annuali. Eh, verrà anche rilasciato, eh, oltre che un certificato, anche la possibilità, e lo vedremo alla fine, di utilizzare un logo di Buro Veritas Holding. Come dicevo, <coughs> È un sistema eh, che voi già qua, e poi lo vedremo nelle penulti, in una delle ultime slide, eh, già chi si occupa di, da tanti anni di sistemi di gestione, già qua può intravedere un qualcosa che conoscete bene, la ruota della qualità. E quindi partiamo dalla quantificazione dello spreco per poi andare a definire un piano di prevenzione e di gestione. <coughs> Definito questo piano, dobbiamo mettere in campo delle azioni e delle misure, monitorare queste azioni per vedere se gli obiettivi sono raggiunti e dopodiché si riparte alzando l'asticella eh, dei propri obiettivi e quindi migliorando tutta la parte di, eh, di quantificazione. C'è Buroverta Supporto che attraverso un'attività e l'emissione di un report e di un certificato può aiutare eh, un'organizzazione a togliere quella autoreferenzialità in quello che dicevo prima, nel comunicare il proprio impegno su questo tema, su questo tema qua. Velocissimamente, tanto per darvi un quadro, perché poi è un quarto d'ora. <coughs> È un record della pista riuscire a, spiegare, riuscire a spiegare uno standard, ma non ho la presunzione di spiegarlo. Poi potrete contattarmi in qualsiasi, in qualsiasi momento. Eh, è stato l'architettura dello standard, è un'architettura a capitoli che riprende esattamente i sistemi di gestione ISO. Pensiamo a una ISO 9001, a una ISO 22.000, a una ISO 14.000, e quindi con tutta una parte importante che è il capitolo 4, che è il sistema di gestione, quindi con il contesto, la politica, la comunicazione, i ruoli e le responsabilità, tutta la parte delle risorse, il cuore della norma, che è il piano di prevenzione e gestione delle perdite, quantificazione, preparazione di un piano, attuazione delle misure, gestione anche della produzione inaspettata dei rifiuti, tutto, quindi quello che noi troviamo... Nel capitolo 8 delle altre norme ISO, che sono proprio le parti operative dei nostri sistemi aziendali, dei nostri sistemi, sistemi di gestione. E poi c'è il capitolo del miglioramento, che è l'ultimo, che è il capitolo 7, quindi il monitoraggio alla e la sorveglianza, quindi eh, la rintracciabilità, le, gli audit interni, la revisione del sistema, la gestione degli aspetti non conformi per poi cercare di dare a quello che io dico da sempre un calcio alla ruota della qualità per farla ripartire perché una ruota se non la sollecitiamo ogni tanto si ferma abbiamo poi anche una serie di un paio di allegati dove si parla di termini ci sono una serie di informative poi vedremo alla fine una veloce linea guida quella pensata da Buro Veritas, da Buro Veritas Italia Velocissimamente la differenza tra per, perdite, spreco ed eccedenze. Eh, le perdite sono eh, quelle parti commestibili che vengono perse durante le fasi di produzione, dopo la raccolta, durante le fasi di lavorazione. Causate da errori, causate da, da inefficienze, da attrezzature magari non funzionanti. Quindi, quello che perdo mentre produco. Eh, lo spreco è sempre una perdita che però eh, avviene alla fine, alla fine della catena, quindi eh, alla vendita o al consumo finale eh, e sono quell'insieme di prodotti eh, che per ragioni commerciali, per ragioni estetiche, perché sono prossime alla scadenza e seppur ancora Commestibili potenzialmente destinabili al consumo, vengono tolti dalla disponibilità del consumatore. E quindi, se non si trova un uso alternativo, diventano un rifiuto. L'eccedenza sono quei prodotti eh, che rimangono invenduti, eh, che non sono somministrati per vari motivi: per, per carenza di domanda, per errori di produzione. Ho sbagliato a programmare, ho prodotto poco. Uh, ho un imballaggio che mi si altera quindi tutto quello che mi rimane lì e che non sono riuscito a portare sullo scaffale il cuore il cuore della norma è questo piano è questo piano di prevenzione è questo piano di prevenzione dove noi eh, dobbiamo eh, essere in grado di capire in quale fasi del nostro flowchart quando uno parla di flow chart e diagramma di flusso nel settore alimentare ha ben chiaro, è un'analisi del rischio che sapete fare molto bene, perché l'analisi del rischio si fa oggi, ormai si fa anche per la 9001, si fa moltissimo per la 22.000 e gli altri standard relativi al food safety. Quindi eh, il cuore è fase per fase, capire se accumulo eh, una, una, cioè una perdita. Se riesco di produrre uno spreco o se riesco di avere delle eccedenze, sono quelle tre cose che vedevamo prima. Benissimo, S sulla, fa sulla scorta dello studio che io ho fatto, eh, devo mettere delle misure, delle misure di controllo eh, per cercare di limitare queste criticità. Ovviamente eh, quello che va preso in considerazione eh, è la gerarchia delle priorità, che ce lo dice anche la FAO, che è questa famosa piramide. No? Quindi priorità 1, devo prevenirlo. Benissimo, non riesco a prevenirlo ho in sequenza riesco comunque a destinarlo al consumo umano, riesco comunque a mantenerlo nel ciclo alimentare dandolo degli animali riesco, eh, se queste cose non riesco ad attuarle, a comunque eh, renderlo disponibile per altre, per altre destinazioni, i, i biocarburanti, i biodiesel, tutte quelle, eh, tutti quegli utilizzi alimentari che possono produrre un qualcosa che non è più alimentare, ma comunque eh, di, bene, di bene comune. Solo alla fine della piramide il rifiuto quindi questo è molto è molto molto importante quindi ho riassunto qua una ridistribuzione alle persone pensare all'alimentazione degli animali e altrimenti andare verso la parte di, di riciclo prima dello smaltimento quindi la digestione anaerobica i compost e eh, tutto quello che, eh, che noi conosciamo poter essere eh, Utilizzato, l'alimento possa essere utilizzato per produrre eh, un bene anche non alimentare. E c'è la parte prioritaria, perché un sistema non funziona se non c'è il suo monitoraggio. Una ruota si ferma se non riusciamo a vedere bene i risultati che noi stiamo eh, conseguendo. Eh, gli obiettivi devono essere misurabili, devono essere devono poter essere monitorati sulla base delle priorità di quella scala che, che io vi dicevo eh, e eh, l'obiettivo finale... Eh, ecco, eh, io la vedo molto semplice, forse perché l'abbiamo scritto noi, però io ripeto e insisto su questo, chi conosce un sistema di gestione questo standard lo mette a terra facilmente. Eh, pericolo o rischio? Misura di controllo più o meno forte per ridurre quella perdita, quell'eccedenza, quel, quello scarto, dove voglio arrivare, quindi dove metto il paletto su quella misura. Strumenti per monitorare se arrivo a tirar su la bandierina o se rimane giù quella bandierina, e quindi devo fare delle azioni di miglioramento o se sono stato bravo e ho raccolto la bandierina, vedere se riusciamo a spostarla un pochino più avanti. Quindi è una cosa di cui avete sentito parlare da, credo, tantissimi, tantissimi anni. Eh, le analisi delle cause sono fondamentali, eh, lo studio è fondamentale, giustificare le misure che vado a mettere a terra è fondamentale perché sono quegli elementi che vi servono per capire perché non ho raccolto la bandierina o se sono in grado di spostarla un pochino più avanti. Eh, la nostra attività ispettiva è questa qua, eh, non vi mettiamo dei paletti particolari nello standard, non troverete dei requisiti specifici, eh, abbiamo... Eh, Pensate che dobbiate essere voi a lavorare sul vostro sistema e quando noi verremo da voi eh, chiederemo semplicemente che ci, mh, di farci vedere se lo studio è stato fatto approfonditamente fase per fase, eh, se sono state giustificate le misure che avete deciso di mettere in campo, se avete attuato e messo in campo delle strume, degli strumenti adeguati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e sì, vi siete dati degli obiettivi di miglioramento. E qua, quello che a me piace da quando faccio questo mestiere, ormai arriviamo a 30 anni, io ce la vedo, io vedo veramente in questo nostro sistema la ruota, la ruota della qualità, il famoso plan do check act e mi è piaciuto eh, ho pensato di poterlo riassumere, quindi riprendendo proprio il plan il do, il check e l'act, mettendoci a fianco l'architettura del nostro standard, quindi il plan è la parte di sistema di gestione delle risorse, il do è la parte, quello che vi chiamo, quello che dicevo, il cuore, quindi il fare, il piano di prevenzione, tutta la parte del controllo che come vi dicevo prima è il capitolo 7, dove in chiusura il capitolo 7 è anche l'act, tutto quello che porta al miglioramento continuo della performance. Infine i vantaggi, eh, eh, i vantaggi, vabbè, l'abbiamo messo per primo: consentitemelo, il poter utilizzare il logo di un organismo internazionale che toglie l'autoreferenzialità a una comunicazione del vostro impegno, come dicevo, dicevo all'inizio, ma poi c'è tutta, tutta la parte del sistema, e quindi quello è, è il vantaggio anche importante, quindi l'ottimizzazione dei processi con una riduzione. Eh, di perdite e sprechi, quindi anche con un saving importante anche a livello economico, quindi con dei costi di gestione migliorati. Ovviamente, dimostrare l'allineamento alla strategia Farm to Fork e agli obiettivi 12 dell'ONU, come dicevamo, come dicevamo prima. Eh, oggi, eh, i, vari, i vari CAM nelle gare di appalto, nelle gare, nei bandi eh, introducono. In alcuni settori questi impegni sulla gestione dello spreco alimentare, ovviamente un vantaggio è che c'è una facile integrazione con sistemi già presenti e nella stragrande maggioranza delle aziende agroalimentari, quindi l'ISO 9000, 22000 e 14000, e poi questa possibilità di comunicare ai consumatori e al mercato o in un ambito di B2B anche a un vostro, a un vostro cliente il vostro. Il vostro impegno eh, per finire l'iter di certificazione, se richiesto, possiamo pensare anche a una gap analysis per partire per darvi una fotografia del momento zero, quindi da che livello partite sul vostro impegno. Quindi la verifica documentale di certificazione, eh, l'emissione di un certificato, eh, ovviamente non accreditato. E ho lasciato lì. Questo l'hanno fatto i colleghi di Parigi. Io mi sarei impegnato un pochino di più perché sono sincero: non mi fa impazzire, però abbiamo anche un logo che mettiamo a disposizione eh, con il logo di Burro Veritas e eh, la citazione della certificazione di questo Food Waste Management Standard. Io chiudo eh, segnalando che. Burovere Tessitalia ha comunque, questo è solo di Burovere Tessitalia, messo a disposizione una linea guida eh, che viene consegnata al momento della stipula del contratto per aiutare a, a conformarsi, a essere conformi a tutti i requisiti previsti, previsti dallo standard. Io eh, ho finito, eh, vi, credo vi, che vi saranno consegnate le, questa presentazione. Eh, lì c'è la mia email, non mi disturbate mai, è il mio lavoro parlare con gli operatori del settore. Quindi scrivetemi per qualsiasi necessità di chiarimento, Gianni. Grazie mille, allora, Gianni. Grazie. E, appunto, tra l'altro da chimico io penso sempre che il rifiuto accettabile dovrebbe essere solo quello che è obbligato dal secondo principio della termodinamica. Quindi, insomma, diciamo che tutto quello che è, eh, aiuta in questo, in questo campo, in questa direzione, è assolutamente benvenuta. Io ringrazio molto Gianni, Gianni, stai con noi perché poi appunto ci sono già delle domande che te le, te le porgeremo al termine delle, delle sessioni dei vari relatori. E, Cambiamo un pochino argomento, parliamo dei nuovi obblighi dell'etichettatura ambientale con la dottoressa Mirka Lamperti, che è specialist affari regolatori del gruppo Maurizi. Ehm, sappiamo appunto che il decreto legge 228 del 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione delle disposizioni relative all'etichetta ambientale, ehm, che appunto rivoluzionerà il modo. In cui eh, i, i produttori diranno ai consumatori come, quali sono gli imballi, di cosa sono composti e quindi come vanno poi eh, smaltiti, anzi ancora di più appunto eh, riciclati. Eh, c'è grande confusione in questo eh, perché, appunto, il, mh, la, la, la linea guida dell'etichetta ambientale è stata notificata alla Commissione europea ed è attualmente in corso di valutazione, quindi c'è anche una disparità no, tra quello che succede in Italia e quello che succede invece negli altri paesi e diciamo per gli Abbiamo questo confronto ogni giorno, eh, diciamo così, diventato abbastanza complicato eh, capire. Quindi facciamo un po' il punto con Mirka, e ci dirà eh, a che punto stanno le cose. Grazie. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti, spero che mi riusciate a sentire alla perfezione. Uh, come ha introdotto la dottoressa Maurizi, parliamo un po' di questi nuovi obblighi dell'etichettatura ambientale. Uh, facendo un focus in campo italiano, mi viene un po' da sorridere dicendo i nuovi obblighi perché sono quasi due anni che, uh, da, da settembre del 2020, che andiamo appunto a, a vedere uh, che questo appunto, questo obbligo di etichettatura ambientale, ha un po' rivoluzionato le nostre etichette, diventando quindi un, uh, un requisito obbligatorio della nostra checklist, sconvolgendo un po' anche tutti i layout. Um, Diciamo che tassativamente da gennaio del 2023 sarà obbligatorio in campo italiano, e ci tengo a sottolinearlo, andare a identificare la modalità di gestione dell'imballaggio al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclo dello stesso. Una breve, dei brevi cenni normativi a riguardo. Diciamo che non è proprio nuovo, questi, uh, queste indicazioni, uh, anche se è da poco che è diventato, appunto, si è tramutato in obbligo, però già. Con la direttiva uh, del 1994-62CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, la stessa comunità europea da lungo tempo impone agli Stati membri obiettivi di recupero dell'imballaggio, in quanto è essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e anche nella distribuzione degli imballaggi stessi diventino più consapevoli dell'incidenza che tali imballaggi hanno nella produzione di rifiuti. A questo scopo la Commissione europea esorta gli Stati membri e lo fa attraverso una direttiva, che è la direttiva 2004-12CE, che è stata ricepita in Italia con un decreto legislativo 152 del 2006, eh, al fine di adottare opportune misure affinché gli utenti eh, di imballaggio, compresi in particolar modo i consumatori, ottengano informazioni necessarie circa i sistemi di distribuzione, di raccolta e di recupero disponibili sul ruolo che essi hanno nel processo di riutilizzazione e di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e sul significato di eventuali marche apposti sugli imballaggi che si presentano sul mercato. Uh, questo è rimasto un po' tutto in stand-by, diciamo, fino a che uh, il 26 settembre del 2020 entra in vigore questo decreto legislativo, il 116 del 2020. Um, per i produttori di imballaggi destinati al consumatore finale è infatti diventato obbligatorio fornire delle indicazioni per consentire di effettuare correttamente tutti i principi che vi ho elencato prima, quindi raccolta, riutilizzo, recupero e um, riciclaggio, e per informare soprattutto il consumatore sulle destinazioni. Finale degli imballaggi. Come vi dicevo, nel momento in cui è diventata uh, obbligatoria, ha creato veramente scompiglio e ci sono stati una serie di rinvii, uh, di sospensioni. Uh, il 22 febbraio del 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, infatti, la legge di conversione del decreto legge 228 del 2021, il cosiddetto mille proroghe, che ha um, sospeso fino al 31 dicembre del 2022 l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Uh, pertanto fino al 31 dicembre del 2022 non sarà applicabile alcuno di questi obblighi e abbiamo tempo di adeguarci, uh, appunto entro il 1 gennaio del 2023, alle indicazioni che poi vedremo successivo che devono essere appunto riportate in etichetta. A che cosa si applicano? Uh, L'articolo 219,5 del codice dell'ambiente si applica a tutto ciò che viene definito imballaggio. Quindi il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime al prodotto finito, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurare quindi la loro presentazione nonché anche gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Ecco qui quindi che abbiamo una un primo indizio, cioè si applica a tutti gli imballaggi, sia agli imballaggi primari destinati a costituire nel punto di vendita uh, un, l'unità di vendita appunto per il consumatore finale, ma anche agli imballaggi secondari o terziari che hanno lo solo scopo di facilitare la manipolazione o il trasporto delle merci. Andiamo un po' nel dettaglio, vediamo questo decreto legislativo 116 del 2020, che cosa ci dice? Uh, il decreto dice che prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, uh, secondo le modalità stabilite dalle norme uh, UNI applicabili. Um, soffermiamoci sull'opportunamente etichettati, quindi in che modo, nella forma e che nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci al raggiungimento dell'obiettivo. Vedremo appunto che lo stesso CONAI ha messo a disposizione delle linee guida su cui poi si sono basate per l'elaborazione eh, del decreto 114 del 16 eh, marzo del 2022 che appunto è in attesa da parte di autorizzazione della Commissione europea per la stesura appunto delle linee guida per aiutare le imprese a come indicare appunto queste, mettere queste indicazioni in etichetta. Um, il richiamo che fa il testo alle norme Uni è generico dal momento che anche la, uh, le norme UNI punto, sono caratteristiche volontarie. Um, possiamo ad esempio pensare all'identificazione della Union um, 10431 per quanto riguarda, ad esempio, l'identificazione di materie plastiche non incluse nella decisione 129-97CE. Uh, quindi questi imballaggi opportunamente etichettati in conformità alle uh, Determinazioni adottate dalla Commissione europea per facilitare la raccolta e il recupero, riutilizzo e riciclaggio degli imballaggi. Um, determinazioni adottate dalla Commissione europea facciamo riferimento alla decisione 129-97-CE che è citata poi uh, esplicitamente in seguito nel testo di legge. La finalità qual è? È quella di dare una corretta informazione al consumatore sulla destinazione finale degli imballaggi. Um, se facciamo riferimento al codice di consumo all'articolo 3,1, il consumatore è identificato come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Quindi andiamo a dare un'informazione sia al consumatore finale ma... Uh, anche um, al cosiddetto uh, B2B, quindi al business to business, a questo canale che identifica un po' um, uh, quegli imballaggi che sotto forma di prodotti preconfezionati sono ceduti a professionisti che hanno però l'obbligo di identificare il materiale unicamente ai sensi della direttiva 97-129 CE. Abbiamo diverse tipologie di imballaggi, possiamo avere un imballaggio mon monocomponente, quindi un solo materiale. Che identifica il mio imballaggio o imballaggi multi componenti, ovvero costituite dall'abbinamento di un corpo principale come ul con ulteriori componenti accessorie. prendiamo ad esempio la bottiglia di vino eh, vendute tendenzialmente in accompagnamento a un tappo o a un'etichetta in tale ipotesi quindi le informazioni ambientali dovranno essere fornite oltre che per il corpo principale anche per quelle componenti accessorie che siano separabili manualmente dal resto dell'imballaggio quando una componente è separabile manualmente, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: quando il consumatore può separare eh, il componente dal corpo principale completamente senza rischi per la sua salute, senza incolumità e per la sua incolumità con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere ad ulteriori strumenti e utensili. Mm, pensiamo al tappo svitabile di un vasetto oppure quando il componente accessorio, eh, pur non essendo separabile con il solo uso delle mani, debba necessariamente essere rimosso dal consumatore per poter accedere alla merce contenuta nell'imballaggio e quindi sia destinato ad essere conferito separatamente nella raccolta. Eh, pensiamo ad esempio al tappo di sughero di una bottiglia di vino, il quale ovviamente deve essere rimosso dal consumatore, pertanto è separabile manualmente anche se ho la necessità comunque di un cavatappi per essere rimosso. Dove trovo queste informazioni? Come vi dicevo eh, prima, è stato notificato alla Commissione europea il 7 aprile del 2022 il decreto della transizione ecologica numero 114 del 16 marzo del 2022, recante adozione delle linee guida sull'etichettatura degli dell'imbaglia ai sensi dell'articolo 219,5 del decreto legislativo 152-2006. Um, il decreto salve obiezioni sarà quindi pubblicato sul sito del Ministero, del, uh, del ministero al termine del periodo di transizione che scadrà l'8 luglio del 2022. Basandoci quindi, quanto definito dalle linee guida del CONAI, che sono state adottate comunque dallo stesso Ministero, per la stesura di queste linee guida, le informazioni che devono apparire in etichetta, cosa sono? Io devo andare a identificare il tipo di imballaggio con una rappresentazione scritta o per estesa una rappresentazione grafica. Questo non è un requisito cogente, ma eh, aiuta il consumatore. Mm, è un'indicazione di tipo volontaria, soprattutto magari per quegli imballaggi multicomponenti. Obbligatorio diventa invece l'identificazione del materiale usato, con una codifica numerica stabilita ai sensi della decisione 97-129-CE, integrate eventualmente con le norme uninizo applicabili, come diceva il testo di legge. E poi fa riferimento appunto alle indicazioni per la raccolta attraverso due modalità, o con l'indicazione della famiglia del materiale e le indicazioni sulla raccolta, oppure mediante indicazioni sulla raccolta per famiglia di materiale. Um, ricapitolando, tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari devono, essere in, devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla decisione 97 129 c Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo. Uh, Sull'imballaggio destinato al consumatore devo dare anche delle indicazioni proprio per il consumatore stesso in merito alla raccolta quindi alle indicazioni merito raccolto è differenziato o meno dell'imballaggio. Per gli imballaggi invece in plastica presenti appunto eh, che hanno più polimeri che non sono previsti dalla decisione 97-129-CE posso fare riferimento eventualmente alle norme ISO applicabili. Questa è velocemente una schermata di questa decisione 97-129-CE ehm, che è composta appunto da sette allegati Uh, a seconda appunto della famiglia dei materiali, quindi plastica, piuttosto che legato per la carta, per il vetro, l'acciaio, l'alluminio. Uh, nello specifico, per quanto riguarda eh, l'identificazione dei materiali in plastica, abbiamo numeri, quindi una numerazione solamente per sei polimeri. In realtà i polimeri utilizzati per la produzione appunto di ballaggi in plastica sono tantissimi, con un numero destinato a crescere proprio perché le tecnologie si migliorano, si evolvono. Quindi in questo caso... Uh, tutto quello che non rientra nei primi sei polimeri è identificato con il codice 7. Eventualmente posso andare a fare riferimento a una norma Unioniso 1043.1 e fare un riferimento più eh, dettagliato del polimero utilizzato con l'abbreviazione del polimero, se eh, eventualmente inserito nella norma Unioniso. Dove deve essere apposta questa etichetta ambientale? L'etichettatura ambientale, detto, abbiamo detto, che va prevista per tutti gli elementi di imballaggio che sono separabili manualmente. Quindi si deve inserire l'etichetta sulle singole componenti separabili manualmente, ad esempio il tappo, il nastro, una pellicola, oppure sul corpo principale dell'imballaggio, bottiglia, una scatola, il vassoio, oppure sulla confezione che prese, riporta già l'etichetta e quindi rende più eh, facilmente leggibile l'informazione. Uh, non vi sono delle indicazioni specifiche in merito alle modalità di etichettatura, quindi non parliamo di un font, parliamo di un uh, colori, uh, un size, ma in modalità comunque chiara con um, modalità anche grafiche liberamente scelte dall'azienda purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti. Il Ministero della Transizione Ecologica, con una circolare del 17 maggio del 2021, ha fatto anche alcuni chiarimenti in merito eh, a chi sono i soggetti responsabili all'obbligo di etichettatura, che non sono solamente da affibbiare al produttore del packaging, ma l'obbligo ricade anche sull'utilizzatore degli imballi, sui responsabili di etichetta, siano esse appunto industrie produttrici o distributori a marchio. La nota ministeriale prevede inoltre alternative all'etichettatura con stampa o stick per gli imballaggi neutri privi di eh, grafico stampa per il quale posso adottare delle soluzioni alternative, come ad esempio il ricorso al digitale, di cui fa riferimento la stessa nota, per fornire appunto delle informazioni, eh, delle indicazioni ambientali ehm, per magari piccole confezioni o con stampe limitate. E poi anche delle note in merito appunto ai uh, cosiddetti pre-incarti, ovvero l'imballaggio peso variabile, che sono spesso utilizzati al banco del libero servizio, al banco del fresco, dove l'obbligo comunque di etichettatura ambientale vi deve essere, ed è da intendersi uh, ad imputa ad esempio mediante um, l'utilizzo di schede informative che possono essere rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita. Lo dicevo a inizio della, pre della, della presentazione, eh, questo obbligo è vigore in Italia, quindi ehm, ovviamente sia che io sto importando il mio bene in Italia devo adempiere a questo obbligo, sia appunto che sto distribuendo il mio bene in Italia. Come comportarsi per gli imballaggi all'estero? Eh, dobbiamo andare a fare riferimento alla specifica regolamentazione propria del Paese in cui sta andando a distribuire e vedere appunto se c'è un'indicazione uh, un appunto di legge uh, in merito appunto a questa etichettatura ambientale. Uh, ho riportato un paio di due esempi, giusto per informazione. Um, la Francia, ad esempio, attraverso la legge ambientale francese del, um, uh, del, del 10 febbraio del 2020, e attraverso un recente decreto invece del 2021, fissano nuove regole di apposizioni di etichettatura ambientale attraverso ad esempio il logo Triman eh, piuttosto che la Slovenia che dal 1 gennaio del 2022 prevede l'obbligo di identificare gli imballaggi secondo la decisione 97-229 CE attraverso una legislazione interna slovena che è la 1053 ovvero il decreto sugli imballaggi e ripeto i rifiuti di imballaggio che va a trattare specificatamente questo obbligo all'interno dell'articolo 9. Io vi ringrazio per l'attenzione, uh, passo la parola alla dottoressa Maurizi. Uh, e se poi avete domande, uh, appunto, vedremo uh, di rispondere assolutamente alle vostre richieste di chiarimenti. Ecco, adesso meglio, adesso mi sento. <ride> Ok, grazie mille Mirka, andiamo avanti con il nostro programma e eh, parliamo adesso di prova analitica e sostenibilità degli imballaggi con la dottoressa Ferrone, che è ricercatrice responsabile del laboratorio di microbiologia di Gruppo Maurizi. Eh, buongiorno a tutti, grazie dottoressa. E, allora, questo intervento è mirato proprio sulle prove analitiche um, che um, il laboratorio e nel nostro di labo laboratorio abbiamo effettuato. Um, diciamo che um, quali sono le, le prove ad hoc per gli imballaggi e soprattutto per capire se un imballaggio può avere per esempio attività antibatterica oppure antimicotica. Um, diciamo che um, abbiamo potuto osservare come le aziende, um, soprattutto uh, post pandemia, um, nelle aziende ci sia stato il boom del, dell'e-commerce e poi anche del food delivery. Eh, questo ha portato a un'impennata un del consumo degli, degli imballaggi, eh, soprattutto pensiamo a tutti gli alimenti riditwe che, che sono quindi confezionati in vassoi o vaschette. E questo quindi di conseguenza ha portato a, um, um, ad, un, ad un problema anche di, eh, di impatto ambientale. Per questo le aziende hanno abbandonato la plastica ehm, per andare a favore eh, di, per esempio della, della carta. Um, inoltre um, alcune aziende hanno identificato delle strategie innovative eh, di nuovi materiali eh, polimerici eh, oppure um, hanno uh, composto il loro, il loro packaging con degli accoppiamenti um, con, con bioplastiche per esempio eh, oppure sono riusciti a, um, ad ovviare al problema eh, che può avere un packaging di, di carta come per esempio eh, l'umidità creando un effetto barriera per esempio con alcune tipologie di, um, di vernici. Um, le vernici per esempio possono creare un effetto barriera anche al, um, all'ossigeno e quindi questo può essere molto importante uh, per i prodotti da forno oppure la frutta secca uh, che comunque uh, co a, conta a contatto con l'ossigeno può sviluppare per esempio muffe. Um, diciamo che um, ho inserito dei, dei case e soprattutto come uh, la ricerca sta approcciando a di nuovi packaging ecosostenibili um, hanno creato dei packaging per esempio composti da funghi e alghe um, che um, riescono ad ottenere un'attività antimicotica uh, proprio per uh, um, diciamo um, sinergia perché creano prima una sorta di sinergia Ehm, e poi una sorta di concorrenza con i microrganismi presenti. Poi delle, delle foglie di ulivo. ci sono dei packaging proprio che provengono dalle foglie di ulivo. Eh, questa è una ricerca mh, effettuata in Francia proprio da un istituto di agraria e questi possono, è stato studiato di come questi possano avere un'attività eh, battericida contro per esempio specie di microrganismi gran, gran positivi come la, la listeria monocytogenes. Uh, inoltre un professore dell'Università di Harvard ha um, um, uh, inserito tra um, diciamo i suoi studi una membrana protettiva edibile per alimenti uh, fatta proprio di uh, carboidrati, quindi fatta di aliment alimento stesso. Um, inoltre, um, alcune aziende hanno proposto delle confezioni smart di, di cartone um, dove andavano ad aggiungere degli oli essenziali naturali um, che avevano quindi un'attività conservante e antibatterica sugli alimenti. Um, e in ultimo, uh, alcuni packaging uh, composti con cera d'api, uh, insieme ad una particolare resina e all'olio che avevano anche uh, una capacità di uh, aderire al, all'alimento che gli permetteva di conservare tutte le caratteristiche organolettiche inalterate. Um, inoltre sono stati poi creati per esempio dei filler edibili e biocompatibili che hanno proprio funzionalità di barriera uh, e questi vengono, um, vanno a costituire il packaging e uh, sono in grado proprio di attivare delle funzioni di uh, protezione è ovvio che um, in laboratorio ogni packaging deve essere testato um, a seconda della matrice che poi andrà a contenere um, e vi mostrerò come in realtà in realtà i risultati possono, eh, possono cambiare e variare in base a questo perché eh, capite bene che una matrice di un prodotto lattiero caseario sarà ben differente da una quarta gamma piuttosto che da una pasta fresca o da un prodotto da forno invece per esempio più stabile. Um, quando è che capiamo se un packaging è, è efficace e come eh, agisce in questo caso il laboratorio? Innanzitutto questo deve essere un, un packaging che eh, porta ad un'estensione della durabilità del prodotto ehm, e, e in esso contenuto. Deve avere un'attività protettiva e eh, se possibile eh, anche antibatterica oppure antifungina e poi deve riuscire ad inibire gli agenti responsabili del deperimento organolettico, perché abbiamo notato anche di come packaging avevano una grande inibizione dal punto di vista microbiologico, però purtroppo poi all'interno il prodotto dal punto di vista organolettico non, non si presentava consono, per cui è molto importante la sinergia di questi tre punti. E, gruppo Maurizi e il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo ehm, insieme ehm, all'Università della Tuscia anche eh, e proprio al servizio delle aziende che fanno proprio packaging eh, ha messo appunto un'azione sperimentale chiamata Biofeed Film eh, ed è uno studio di film antibatterici naturali eh, costituiti appunto da sostanze naturalmente prodotte da metaboliti secondari, da materiali vegetali come per esempio fiori, semi, foglie, radici. Uh, e in più uh, andiamo a studiare anche i film antibatterici sintetici uh, nei quali poi invece vengono impiegate per esempio delle nanoparticelle che vengono utilizzate come antimicrobici. Um, andiamo a confrontare gli studi che vengono effettuati su queste differenti tipologie di uh, packaging um, e andiamo a verificarne la loro attività battericida. Ehm, rispetto diciamo a dei film controllo che invece non sono, eh, non sono trattati. Diciamo che il protocollo che abbiamo messo a punto in questi anni eh, è dato da una serie di prove sperimentali e prevede una fase 1 eh, che è una prova di efficacia proprio soltanto sul film costituente il packaging. Eh, poi abbiamo una fase 2 eh, dove ehm, eseguiamo un challenge test eh, sul ehm, packaging simulando proprio l'alimento che andrà a convivere eh, con l'imballaggio e in questo caso in base poi alle esigenze andiamo a testare anche differenti tipologie di matrice per capire quale è più consona per quel determinato imballaggio e poi come fase 3 eh, andiamo ad effettuare proprio uno studio di shelf life del prodotto confezionato nel, nell'imballaggio che è stato scelto e che ha eh, superato con esito positivo le prime due eh, fasi. Nella prima fase quindi andiamo eh, ad effettuare una prova di efficacia del, del film costituente il packaging, eh, andando proprio ad inoculare dei microrganismi che potenzialmente potrebbero contaminarlo e eh, monitorando la loro, il loro abbattimento, la loro eventuale crescita nell'arco del tempo. È ovvio che la scelta dei microrganismi è data sicuramente in base alla matrice che poi eh, sarà a destinazione del, dell'imballaggio. Eh, abbiamo visto eh, come alcuni eh, microrganismi ehm, rispondono in maniera eh, decisamente migliore rispetto ad altri, eh, per esempio gram, i gram negativi generalmente rispondono in maniera migliore, ma questo dipende ehm, molto dalle componenti del packaging stesso. In questo esempio abbiamo utilizzato ehm, la Pseudomonas fluorescence, un microrganismo che può ehm, portare un difetto organolettico soprattutto sui prodotti lattiero caseari, ricorderemo tutti il eh, caso della mozzarella, della mozzarella blu ehm, che era dovuto proprio a questo microrganismo. Eh, una volta che ehm, è stata superata la prima, la prima fase, ehm, passiamo poi alla seconda. Okay. Eh, la fase di challenge test ehm, sul packaging a contatto con la matrice che andrà a contenere. In questo caso abbiamo una matrice, quindi un prodotto lattiero caseario, quindi siamo andati a risimulare, simulare in laboratorio eh, la composizione in termini di ingredienti del prodotto e di questa matrice. Eh, è ovvio che questa prova viene effettuata in piccolo ehm, ed è soprattutto a favore delle aziende, ehm, perché immaginate se l'azienda dovesse produrre dei packaging con il prodotto ancora in fase di test. Quindi, in questo caso, ehm, questo studio permette di capire se eh, l'imballaggio può essere a contatto con questa determinata matrice. Per cui, sono state, è stato inoculato il microorganismo, come vi dicevo prima, la Pseudomonas fluorescens, proprio all'interno del mezzo culturale, ehm, che veniva poi posto a contatto con il film costituente eh, l'imballaggio e monitorato a ehm, diversi tempi, simulando uno studio di shelf life e una durabilità che quel determinato prodotto um, ha um, generalmente sul, sul mercato. Una volta superata anche la seconda fase, c'è ehm, l'ultima fase eh, dove poi ehm, si dovrà proprio andare ad imballare il prodotto eh, con il, il film studiato e quello che ha riportato eh, risultati, risultati migliori. Vedete come in questo caso, nello studio di Shelf Life che è durato circa 30 giorni, abbiamo sottoposto il prodotto, che era un prodotto lattiero caseario, non solo alla sua temperatura, eh, eh, ottima, cioè di ehm, eh, 3 gradi più o meno 2, ma anche ad una temperatura di stress. Questo perché abbiamo ehm, osservato di come alcuni packaging riescano ad, ad ottenere la loro eh, attività antibatterica anche ad una temperatura che è una temperatura di stress per l'alimento, eh, e che comunque può essere molto utile ehm, per le aziende. Perché ehm, è ovvio che eh, purtroppo nel, nel trasporto. Ehm, degli, degli alimenti sicuramente ehm, ci, può essere, ci possono essere dei problemi legati al mantenimento costante per esempio della refrigerazione e vediamo in questo caso come ehm, il film eh, testato e trattato ha presentato dei risultati migliori rispetto al film invece di controllo non trattato per la pseudomonas per la pseudomonas fluorescens e questo l'ha presentato eh, soprattutto agli ultimi tempi della shelf life quindi in questo caso il packaging aveva proprio questa azione, um, quest azione prolungata eh, abbiamo invece osservato eh, di come altre tipologie di packaging avessero un'azione immediata sul prodotto e poi invece um, questa azione non riusciva a perdurare nel, nel tempo Um, io ho concluso e um, queste, queste analisi sono fondamentali e noi comunque come laboratorio siamo cresciuti con, uh, con le aziende e soprattutto con la ricerca perché davvero il packaging può fare la differenza nella conservazione di un alimento. Grazie. Grazie Martina, anche perché il cioè, cui parliamo veramente è veramente un una cosa molto sfidante. Sempre il microfono. <ride> eh, no, dicevo Martina che questa è una cosa molto sfidante perché noi cerchiamo un packaging che sia un biopackaging che abbia attività battericida, che abbia oh, anche fungicida, eh, che diciamo così chiaramente mh, faccia il suo oh, diciamo, lavoro di conservazione dell'alimento dell e che prolunghi anche la shelf life. No? E quindi diciamo che è qui che eh, ci aiutano le nostre, i nostri enti di ricerca, le nostre università. E mh, appunto il packaging è di fatto la nuova frontiera della, della sostenibilità. Quindi sentiamo su questo il professor Andrea Salvo della Università La Sapienza, che è professore associato, è un collega chimico, molto, molto piacere di averlo qui con noi. L'ho avuto modo di sentirlo in altre occasioni e mh, diciamo, a parte proprio la, la, la competenza chiaramente tecnica eh, di, di, di conoscenza della scienza, eccetera, ma... Quello che poi mi piace moltissimo, sia appunto del professor Salvo che del professor Colantoni, che vedremo dopo, è proprio la creatività, no? cioè il modo di mettere eh, veramente a servizio la propria... Eh, dipentare come dicono gli inglesi fuori dalle, americani fuori dall dalla scatola quindi lo, lo gli do il benvenuto, il professor Salvo è specialista in contaminazione ambientale e alimentare attraverso l'utilizzo di tecniche cromatografiche, ha sviluppato metodi di analisi rapida per identificare composti di proprietà farmacologiche e interesse in nutraceutico e negli ultimi anni si è occupato della formulazione appunto di packaging eh, biodegradabili ed edibili per l'industria alimentare ti do la parola Andrea, grazie per essere con noi Grazie. Grazie Daniela gra per l'invito. Eh, ho colto subito l'occasione per ehm, questa bellissima giornata per parlare di un packaging che eh, abbiamo depositato mh, recentemente, quindi siamo in attesa che eh, possa essere poi eh, dislocato nel, nel mercato. Come detto tu, io sono un chimico degli alimenti. Eh, nella, diciamo nella mia ancora eh, breve carriera accademica siamo stati sempre a stretto contatto con le aziende che ci hanno sempre eh, chiesto di aiutarli sia dal punto di vista salutistico e eh, valorizzare il loro prodotto ma soprattutto di aiutarli <coughs> a eh, smaltire i loro eh, rifiuti eh, che avevano un certo costo la maggior parte di questi rifiuti del settore eh, che ci sono male in Sicilia, eh, quindi settore agromario, rivicolo o del settore della pesca, abbiamo cercato di eh, aiutarli e eh, invece di farli smaltire, quindi farli spendere un certo costo aziendale, di recuperare quelle sostanze e creare anche un business. In quest'ottica, eh, negli ultimi anni eh, ci siamo occupati eh, del questio della questione dei rifiuti, quindi del biopackaging. Come vedete in questa slide, eh, la strategia dell'Europa ormai è chiara, è quella di abbattere completamente la plastica e di fissare degli obiettivi. Eh, Diciamo pari al 50% nel 2025 del recupero del, del, di tutti gli imballaggi, fino ad arrivare a un 55% nel 2030. Come si può vedere da questa torta, eh, circa il 61% del, dei rifiuti è dovuto agli imballaggi del packaging, quindi quelli a stretto contatto con gli alimenti. E quindi eh, ci è venuto in mente immediatamente una soluzione per risolvere queste emergenze, che in realtà sono delle emergenze globali. Quindi, inquinamento ambientale da rifiuti plastici. Abbiamo visto che ormai la plastica la ritroviamo ovunque, sotto forma anche di microplastiche direttamente nei pesci. Contaminazione dovuta alla migrazione di determinati metaboliti o sostanze nocive che passano dal packaging all'alimento. Ma un ultimo eh, aspetto, eh, secondo noi molto importante, riguarda lo spreco alimentare, perché se si crea un eh, biofilm, quindi un packaging innovativo, l'alimento può durare di più nel tempo e quindi si va a evitare il cosiddetto spreco alimentare. Quindi eh, avendo come obiettivo questo eh, di trovare delle soluzioni, Insieme a dei colleghi ci siamo eh, messi a tavolino e abbiamo cercato di trovare una soluzione. E abbiamo creato una biopellicola edibile che si chiama Edipac, eh, che può essere utilizzato in varie tipologie. Questo eh, biofilm l'abbiamo ottenuto attraverso un sistema ecosostenibile circolare, visto che lo chiede pure il PNRR. Quindi, proteggere e conservare l'alimento rinunciando totalmente alle plastiche, dei sistemi tradizionali, quindi quelli con eh, additivi derivanti dal petrolio, e allungare la shelf life degli alimenti, che abbiano però un'azione antimicrobica e antiossidante. Come ha detto prima la dottoressa Ferrone, devono essere dei parametri importantissimi e indiscidibili eh, questi parametri. Quindi il nostro scopo è stato quello di partire dagli scarti, dei sottoprodotti del settore eh, ittico, del eh, sistema agrumario, quindi la formazione di oli essenziali o di erbe aromatico e anche l'idibilità. Quindi che cosa deve avere come caratteristica questo biofilm? Deve avere degli aspetti funzionali, quindi carattere antimicrobico e antiossidante, facilità di utilizzo e soprattutto assenza di contaminanti perché c'è da chiarire eh, un aspetto molto importante, che le, i film presenti attualmente in commercio, sì, è vero che sono biodegradabili, però ancora contengono degli additivi di origine eh, plastica, quindi derivanti dal petrolio, che una volta che arrivano nel terreno o nel, eh, nelle falde acquifere tendono a rilasciare più velocemente questi additivi quindi in realtà abbiamo un, un inquinamento eh, in aumento rispetto alle classiche plastiche che potrebbero essere completamente riciclate quindi noi invece abbiamo creato questo biofilm esente da additivi soltanto con sostanze naturali e nel caso eh, eh, diciamo nel, il primo ingrediente è stato quello di eh, estrarre del chitosano dagli scarti del settore dell'ittico. Del eh, ovviamente il film deve avere una certa capacità filmogena, deve avere, come ribadisco, delle attività antimicrobiche, antiossidanti, antifugine. Eh, e grazie alla ehm, sinergia di composti biologicamente attivi che hanno questa efficacia può eh, essere utilizzato per creare un film completamente edibile, quindi commestibile a tutti gli effetti. Quindi noi ci siamo concentrati su alcuni ingredienti, chitosano, proteine delle seta idrolizzate, mix di oli essenziali derivanti da erbe officinali come la menta, eccetera, eccetera, e il glicerolo vegetale. Quindi la ricetta diciamo, si compone di circa 20 eh, sostanze che eh, danno questo potere eh, filmogeno, eh, sono degli ottimi assorbitori anche di umidità, sono degli agenti impermeabilizzabili, cioè scambio gassoso, eh, datori di lucentezza, agenti ossidanti e antimicrobico. Quindi il primo step è stato quello di contattare le aziende eh, in Sicilia che ci hanno fornito gli scarti abbiamo estratto il chitosano eh, attraverso una reazione eh, di deacidazione e considerate che il, eh, il range di, di rifiuto eh, del, eh, del settore della pesca è di circa 5,2 milioni di tonnellate annuo quindi il, eh, la quantità di rifiuto è consistevole quindi la, la metodica è eh, consistita nell'essiccazione, macinazione, demineralizzazione, filtrazione, depoderazione mediante la decetilazione e purificazione e macinazione del, del chitosano. Il chitosano ottenuto aveva una purezza del 95%, come richiesto dal regolamento CE629 del 2008. Aveva una limitata carica batterica, quindi siamo andati a caratterizzarlo sotto l'aspetto eh, polvere scorrevole, colore, odore, densità, granometria, umidità, viscosità, grado di deceditazione, presenza di metalli pesanti, ovviamente, carica batterica totale e allergeni. Una volta creato diciamo eh, il primo ingrediente siamo andati a eh, unirlo insieme agli altri ingredienti per formare la nostra soluzione con potere filmogeno. Quindi l'aspetto che si è ottenuto era un liquido trasparente, giallino molto chiaro, una densità Aria 1, pH acido, stabilità termica, permeabilità al vapore acqueo, eh, materiale solubile totale umida. Eh, e non erano presenti ftalati, eh, quindi plastificanti, lattosio e glutine. Edipak, eh, quali sono le sue peculiarità? Eh, minimizza lo scambio con i composti volatili, quindi blocca tutta la perdita delle sostanze aromatiche degli alimenti. È biodegradabile ai sensi dell'UNI EN 13432. Si eh, attacca Bene eh, al, al cibo, ha una resistenza a trazione con livelli di allungamento percentuale a rottura come quelli previsti per altri tipologie di, di, di film. Ha un carattere antimicrobico antiossidante. Eh, è edibile, eh, si può utilizzare sotto varie forme. Ora vedremo: ecosostenibile perché sia dalla materia prima sia al processo finitero ed è impermeabile. Sì, okay. Come dicevo è molto versatile questo eh, biofilm perché può essere utilizzato sotto forma di bomboletta, quindi mh, presenza di aria compressa o eh, di butano e ha lo spessore che eh, viene a crearsi sull'alimento di circa 10 micrometri. Può essere, eh, si può formare una pellicola a tutti gli effetti, come vedete nel, nella mela e nelle mie mani, con uno spessore di circa 300-500 micrometri, ma per il livello industriale può essere utilizzato anche a spuzzo mediante eh, aerosol. Le prove meccaniche della pellicola, come vedete, sono molto promettenti, la curva di sforzo eh, è molto alta ed è stata confrontata ovviamente con altre tipologie di biofilm presenti in commercio e, come vedete da questa... Eh, Tabella, l'allungamento a rottura era pari al 32,3% con un'incertezza di errore di 1,2%, rispetto a quelle in acido polialattico, quelle presenti in commercio, che è un biopolimero che deriva dall dall dal mais, scusate che ha una percentuale di rottura pari al 9,1, quindi ha una trazione, un allungamento e una rottura molto elevata. Fatto questo, quindi caratterizzato a livello reologico, il eh, biofilm eh, abbiamo fatto eh, una eh, prova eh, come eh molto simile a quella fatta dalla dottoressa Ferrona, eh, Ferrone sul, eh, per, eh, diciamo, sulla conta di alcuni microorganismi. Noi ci siamo occupati principalmente della conta totale, quindi non siamo, a, ad, eh, non siamo entrati nello specifico cosa che verrà fatta più avanti eh, e abbiamo scelto l'utilizzo di matrici vegetali abbastanza deperibili. Nel caso specifico abbiamo utilizzato degli ortaggi, eh, come vedremo adesso eh, abbiamo utilizzato il finocchio e il, diciamo, il campione non trattato aveva un incremento già dopo due giorni eh, di eh, una conta mesofila non indifferente, mentre con eh, l'utilizzo del, del biofilm LED PAC praticamente la conta batterica totale è pressoché invariata, anzi tendeva quasi a diminuire. Stessa identica andamento ce l'abbiamo avuto sia per la carota sia per eh, la cipolla. Grazie a un programma di sostegno, perché eh, la ricerca purtroppo l'università non dà tanti fondi, questo eh, mi fa eh, ripetere una cosa, che insieme alla collega questo progetto l'abbiamo fatto senza fondi, cioè con dei piccoli soldi che abbiamo messo di tasca nostra, con le nostre idee, spero vincenti, ci ha portato a ottenere degli ottimi risultati. Poi abbiamo trovato finalmente dei fondi per portarlo avanti e quindi per brevettare. Eh, questo biofilm eh, che è stato depositato a maggio del 2021 quindi speriamo che entro febbraio del 2022 possa essere già eh, pronto il mercato dei biofilm eh, sta aumentando in maniera esponenziale eh, si, si prevedono degli investimenti eh, di circa 5 miliardi di euro nel, già nel 2026 ma ehm, diciamo facendo un confronto con il nostro biofilm, con quelli presenti in commercio, come vedete da quest'ultima slide, eh, il nostro film ha tutte queste eh, potenzialità rispetto ad altre che hanno eh, contaminanti, hanno, non hanno potere antimicrobico e così via. Quindi il, ehm, il mercato... Eh, e questi sono presenti in commercio, eh? quindi la ricerca sta andando avanti. e Il prossimo step eh, sarà il confronto di utilizzo di questo biofilm su matrici lipidiche perché in laboratorio abbiamo visto che la shelf eh, life di, degli alimenti eh, ricchi in lipidi dura eh, di più rispetto a quelli eh, con molta acqua, come è stato nei vegetali. Eh, Un'altra cosa che mi sono dimenticato, quella conta batterica e quindi il, um, è stata fatta non a temperatura eh, refrigerata, perché noi volevamo stressare ancora di più eh, l'alimento, quindi noi l'abbiamo lasciata a temperatura ambiente. E come avete visto i risultati sono molto promettenti. Eh, grazie per l'attenzione, se avete domande o curiosità i miei contatti ce l'avete eh, eh, tranquillamente. tranquillamente. Ah, Un'altra cosa volevo ringraziare l'organizzazione del gruppo Maurizi perché siamo stati precisi e impagabili. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie Andrea, grazie mille. È interessantissimo il, diciamo, tutto, no? l'idea poi la, la, la finalità e, e poi quello che è, sei riuscito siete riusciti insomma insieme al tuo gruppo di lavoro a, a, a brevettare. Complimenti davvero, rimani con noi perché ci sono già delle de, sì. de, de domande per te. E eh, parliamo adesso con il professor Andrea Colantoni, professore associato dell'Università della Tuscia. Eh, il Gruppo Maurizio e La Tuscia sono insomma, diversi anni che hanno una leson d'amor, diciamo, eh, per cui abbiamo fatto tante cose insieme, mi fa molto piacere eh, averlo qui oggi. Eh, il professor Colantoni è responsabile scientifico del progetto ReWaste che mira a valorizzare gli scarti organici e risorse per l'agricoltura e il progetto propone di convertire i rifiuti delle mense e delle aziende agricole in fertilizzanti ammendanti e fitofarmaci a basso costo e basso impatto ambientale attraverso la loro trasformazione in sede di produzione in un residuo secco a volume ridotto e quindi ci racconterà un po' Andrea adesso di, eh, di questa applicazione in materia di utilizzo degli scarti alimentari nell'economia eh, circolare a te la parola Andrea, grazie di essere con noi buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti, mi sentite? Volevo ringraziare, ovviamente mi associo ai ringraziamenti del collega che mi ha preceduto, e per ringraziare ovviamente il gruppo Marizio, Daniela, tutta l'organizzazione eh, che ha gestito in maniera efficiente questo, questo seminario, questo workshop. E io sono, sì, come ha detto Daniela, eh, sono un professore associato un mio, specializzato in ingegneria dei biosistemi e m, lavoro all'Università degli Studi della Tuscia e ho anche un insegnamento in utilizzo degli scarti eh, sia nel settore agroalimentare che industriale e agricolo al corso di laurea magistrale in economia circolare di Civita vecchia. Um, il punto è, principale è questo, ovviamente non essendo ripetitivo, possiamo dire effettivamente eh, che abbiamo, come si è detto anche nelle precedenti slide, eh, diverse perdite e sprechi alimentari Uh, tutto ciò che non è consumato uh, all'interno della catena agroalimentare uh, viene, uh, um, finisce così, nella cosiddetta spazzatura ovviamente. Um, le perdite alimentari non sono solamente sulla tavola, ma sono anche durante tutta la catena alimentare, quindi io mi occupo la, e insegno anche meccanizzazione meccanica agraria all'Università di all della Duscia, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Ovviamente studiamo un po' tutte le varie lavorazioni, <coughs> mi sono occupato anche di tracciabilità e ovviamente abbiamo una certa perdita in percentuale passando dalla produzione agricola fino al, alla tavola. Come vedete però la percentuale rimane anche molto alta, sia nella produzione agricola, al secondo posto la raccolta e conservazione, quindi importantissimo. E le tematiche collegate al biofilm, e però ancora una buona percentuale eh, rimane anche sulla consumo e ristorazione. Spreca alimentare in Europa, eh, vedete qui una, eh, ovviamente una fonte della FAO, eh, in un anno abbiamo diversi eh, tonnellate di cibo, milioni di tonnellate di cibo che eh, tendono a essere perdute. Um, lo spreco, come vi dicevo, è presente tutta lungo la filiera, qui rappresentata attraverso una mappa tematica la classifica, ovviamente l'Italia uh, si trova eh, al quindicesimo posto e comunque in una zona gialla sull'arancione, eh, dove vedete che a livello europeo, do questo studio, ovviamente della la percentuale più alta degli sprechi alimentari prodotti ovviamente da residui eh, alimentari è, avviene in casa. Quindi è una percentuale molto elevata. Uh, sempre da uno studio ovviamente, eh, da un rapporto ovviamente sempre eh, della FAO a livello europeo, eh, gli alimenti gettati via sono indefiniti in percentuale per categoria merceologica. Come vedete ovviamente la più alta risulta nell'aspetto nell eh, diciamo, della frutta e verdura, a seguire i formaggi, il pane fresco, il latte, lo yogurt fino ad arrivare a un circa un 7,6% più basso per la pasta. Quindi qui possiamo notare effettivamente qual è la percentuale più alta che viene sprecata a, a livello eh, europeo. Un mm, piccolo accenno ma non voglio fermarmi, sapete tutti ovviamente che eh, si parla sempre di più di economia circolare e il modello di studio che stiamo affrontando ovviamente è eh, di capire come reintegrare questi sprechi alimentari all'interno del sistema in un'economia chiusa. Ovviamente abbiamo parlato di biofilm e di ehm, prodotti che possono essere trasformati, quindi questi sprechi alimentari, questi residui, possono essere trasformati in biofilm. Quello di cui mi sono incentrato io e vi farò vedere è il, è, è, è il centro cioè come avviene, come potrebbe avvenire questa trasformazione, a livello però ingegneristico, ovviamente. Qualche altra informazione, eh, da Circular Economy Package, ovviamente nel 2015 sono fissati alcuni obiettivi al, al 2030. Tra cui c'è eh, l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani pari al 65% entro il 2030, obiettivo di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio pari al 75% entro il 2030. Un ulteriore obiettivo, inerito quelli principali, l'obiettivo di riduzione a un massimo del 10% del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani entro il 2030 ulteriormente l'ultimo punto anche se non per questo di minore importanza la promozione di strumenti economici per scoraggiare il conferimento in discarico ovviamente perché è un punto importante da affrontare anche quello collegato all'endowaste cioè la possibilità in un'ottica di economia circolare di inserire il rifiuto tramite pretrattamenti processi biochimici eccetera in un processo produttivo eliminando quello che viene comunemente chiamato il codice CER e questo riduce notevolmente Costi per l'azienda, da una visibilità molto elevata, diciamo, eh, in termini di sostenibilità, sempre l'azienda stessa. Ma un punto principale, che è una problematica attuale, è quella di ridurre il possibile il conferimento in discarica di questi prodotti. I settori prioritari su cui agisce la, il package ovviamente, e gli obiettivi del, dell'Agenda 2030 sono questi: la plastica, quindi il riciclaggio del bioplastico, i rifiuti alimentari, di cui sto affrontando, ovviamente, il problema. Le materie prime le essenziali di riciclaggio, i rifiuti da costruzione, la biomassa e i prodotti biologici, ovviamente. Quindi i rifiuti alimentari sono un punto focale e eh, devono avere la giusta considerazione nel futuro, con obiettivi ben precisi. Come dicevo, eh, io ho, abbiamo vinto un progetto della Regione Lazio, eh, dei, il progetto dei gruppi di ricerca viene chiamata sulla eh, tematica del recupero degli scarti alimentari. E agroalimentari prodotti dalle mense, dai ristoranti eh, dove sono in presenza molto elevata la percentuale di, di questi prodotti, di questi scarti. Eh, il progetto è questo: quindi, il recupero degli scarti, ehm, che viene fatto in anche insieme a un noi. Siamo capofila, l'altro parte del dipartimento Charles Darwin della Sapienza. E mentre noi ci, app ci, ci, mh, mh, ci applichiamo di, di aspetti ingegneristici. La sapienza ci supporta da, da livello di trasformazione e dagli aspetti biochimici, quindi un'ottima sinergia. Eh, questo progetto si, si mh, rientra appunto nelle strategie nazionali, ma che potremmo dire anche a livello europeo, sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura, eh, nello sviluppo di tecnologie per l'utilizzo di sottoprodotti e da scatti di produzione agricola. Quindi gli obiettivi del cioè, progetto prevede quindi, di sfruttare i coprodotti prima che diventino rifiuti, aumentando l'ecosostenibilità delle industrie agroalimentari valorizzare questi rifiuti cercando di minimizzare lo spreco in un'ottica di rifiuti zero questo ovviamente è affrontato a livello regionale ma tendiamo a valutarlo anche a livello eh, nazionale e è un punto principale delle tematiche eh, anche a livello europeo quindi cosa siamo andati a studiare? siamo andati a studiare una macchina ovviamente questa è un'altra diciamo, parte del progetto eh, che ci ha messo a disposizione una nuova tipologia di brevetto che, ehm, quindi brevettata questa tipologia di macchina, ha diversi quantitativi di lavorazione, che permette di lavorare lo spreco alimentare riducendo eh, il carico organico del 90%. Non è un processo di fermentazione, ma è un processo, diciamo, di... Ehm, eh, dovrebbe essere molto simile a quello termochimico. Ovviamente, a, mh, questa macchina è stata installata per uno un scopo principale a diversi punti strategici che ci permettono di recuperare una certa quantità di biomassa su cui apportare eh, degli studi. L'idea iniziale è quella di utilizzare questo pretrattamento per produrre un ammendante, un inerte potenzialmente utilizzabile in agricoltura, richiudendo il cosiddetto eh, cerchio e entrando in un concetto di economia circolare, valorizzando i rifiuti e cercando di togliere, ovviamente. Il, questo codice CER. Quindi i processi di trasformazione che avvengono con questa tipologia di macchina, che, mh, ci sono diverse macchine sul mercato eh, che possono essere presenti, ovviamente alcuni sfruttano il cosiddetto sistema di fermentazione anaerobico e altri invece proprio di processi termochimici che tendono a ridurre notevolmente il carico organico. Dal 70-90%, al 90%, eh, una separazione avviene una separazione d'estrazione dell'acqua contenuta quindi si produce solamente acqua, una parziale purificazione dell'acqua estratta, c'è cioè una notevole, ma quasi assenza, riduzione degli odori molesti, e una valutazione accellata dei suoi soldi non valorizzabili come concime. Quello che noi cerchiamo di fare, ovviamente, è quello di eh, fare in maniera tale di, di eh, ridurre. Il carico organico, ridurre quindi il rifiuto di partenza, ma non solo, quello di capire su diverse prove che stiamo facendo, il progetto è un anno di distanza e abbiamo studiato gli aspetti tecnico-ingegneristici sulla macchina e l'applicazione anche in termini energetici, il secondo passaggio è attualmente è quello di fare delle prove di laboratorio che permettessero di capire l'efficacia del, del substrato che si crea con questo processo di eh, trattamento, già abbiamo qualche informazione ma Magari in una seconda occasione ne vi inviterò per i risultati finali che ci saranno nel 2023. Eh, possiamo dire ovviamente che il tal quale, un'anteprima, il tal quale eh, risulta essere molto complicato da utilizzare in determinate percentuali sulle piante e possono risultare anche effettivamente tossiche per la pianta stessa. Abbiamo quindi realizzato eh, un altro protocollo scientifico eh, che permettesse di valutare le singole frazioni merciologiche, quindi la frutta i residui di crostacei, i residui solamente di carne e così via. E devo dire che effettivamente la, una suddivisione differenziata dell'alimento può portare a, a, una, um, a un inerte, quindi a un substrato adeguato in determinate percentuali, aumentando la resistenza fitosanitaria della, macchina, della, 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 della pianta, senza cambiare le prospettive della macchina stessa. Quindi, quello che dobbiamo fare, quello che dovremmo fare adesso in questo secondo anno, è quello di capire effettivamente l'efficacia come fertilizzante, e, come dicevo, e già abbiamo dei primi dati: eh, se questa tipologia aumenta eh, la resistenza contro i patogeni per interesse di, su piante di interesse agricolo. Quindi, come dicevamo, potrebbe essere il pomodoro, le zucchine. E peperone e così via. Ovviamente, prima su test noi abbiamo nel progetto si prevede test di laboratorio, ma anche test su, eh, diciamo, su, su appezzamenti della nostra azienda agricola didattico sperimentale, Università della Tuscia. Tene conto, questa tipologia di macchina è un brevetto, ovviamente, come dicevo, è già stata applicata in diversi settori e stiamo cercando, ovviamente, l'obiettivo di migliorarla e di renderla ancora più efficace in un contesto, appunto, di economia circolare. Il, come vedete qui dalla figura, ovviamente, il progetto eh, ha questi obiettivi. Abbiamo ovviamente il Work Package 1 dove abbiamo ottenimento e fazionamento e analisi della composizione dei residui eco e qui già abbiamo, siamo a buon punto. Ora eh, stiamo eh, svolgendo l'analisi degli effetti dei residui di eco sulla crescita e produttività e resistenza alle piante. Il successivo sta avvenendo in questi ad opera della sapienza, ovviamente è quello di. di eh, isolare gli, gli elicidi o gli scarichi bioattivi presenti nei residui. Allora, e poi, vabbè, l'ultimo è proprio la divulgazione. Quello che voglio dire è che effettivamente, noi, un obiettivo l'unico obiettivo non è quello di eh, produrre un ammendante. Il gruppo di lavoro eh, Unidus e Uniroma sta cercando di capire se si possono trovare delle molecole, ovviamente, che possono essere riutilizzate eventualmente anche per la creazione di biofilms. E questo quindi mi rallaccio anche alla presidente eh, eh, presentazione cui ovviamente del, nostro, del collega che ha parlato, potremmo anche considerare, visto che l'università ha visto la stessa, di una collaborazione per ulteriori studi, perché è molto interessante estrarre delle molecole eh, bioattive che possono avere aspetti secondari, quindi non solo come ammendante, ma anche come produttori di un, eh, o precursori di eventuali eh, prodotti utilizzabili nel settore di, della conservazione degli alimenti stessi. Ovviamente tra lo scarto e la, eh, la realizzazione di, di biofilm o di altre tipologie di prodotti, in mezzo è importante la trasformazione, la trasformazione o il pretrattamento ad opere di macchine che possono avere un duplice vantaggio per l'azienda stessa, ovviamente ridurre il carico organico e quindi smaltire meno in discarica, riducendo notevolmente anche i costi di smaltimento, oppure cercando di eliminare. Il codice CER per le macchine stesse e perso da un punto di vista scientifico è quello di creare ovviamente un ulteriore sottoprodotto o il sottoprodotto che è potenzialmente utilizzabile per ulteriori aree industriali eh, di interesse. La diffusione dei risultati ovviamente eh, potrebbero, quindi, diciamo a livello riassuntivo, potrebbero essere eh, utilizzati per lo sviluppo di nuove applicazioni sociali e industriali, tra cui il miglioramento delle culture, come dicevo. I risultati ottenuti durante questa azione saranno attivamente comunicati e condivisi con la comunità scientifica in conferenze come queste e si cerca ovviamente di realizzare un patent box, un brevetto, sia della parte impiantistica, meccanica, ma anche della parte, eh, passatevi il termine, della, riferita alla biochimica. Io qui concludo e qui ci sono i miei regabili, qualsiasi informazione sono a disposizione per eventuali domande. Grazie mille, Andrea. Allora, intanto attendiamo quindi i risultati nel 2023, no? Da quello che, che ho capito, quindi in bocca al lupo per quest'altro anno, insomma, di, eh, di ricerca. E eh, mi piace creare questa appunto questa connessione e queste sinergie. Per cui, se il professor Salvo è d'accordo, ma insomma penso che lo sarà sicuramente, vi metterò in contatto per fare in modo di. Ok, mi dicono che è andato via l'audio. Ok, perfetto, quindi appunto ringrazio Andrea per, per la, la presentazione e, e me, ci metteremo sicuramente, creeremo questa nuova rete connessione anche col professor Salvo per dare un'accelerata al, al progetto interessante di cui abbiamo sentito. Mi, mi farebbe veramente piacere, Daniela, ah. e potrebbe essere ulteriore fonte di sviluppo per i prossimi progetti di ricerca. Grazie a voi, veramente. Ottimo, rimani con noi, collegato e, mh, adesso. Diciamo appunto abbiamo parlato all'inizio della From Farm to Fork, quindi abbiamo uh, detto che uno dei pilastri è quello del consumo e sostenibile e nell'ultima parte della mattinata parleremo proprio di questo. Ehm, in particolare col vicepresidente della FIPE, Luciano Sbraga, eh, la ristorazione è pronta per la richiesta sempre maggiore di sostenibilità da parte delle, dei consumatori, richiesta che è diventata ancora più pressante dopo i, i due anni difficili che, abbiamo, eh, che ci siamo lasciati alle spalle. Ehm, sono pronti, sanno che cosa si sta facendo, ecco tutto questo lo scopriremo eh, adesso, ringrazio il dottor Sbraga per essere qua con noi oggi, È già stato nostro gradito ospite in, altre, in altri eventi di Gruppo Maurizi. Buongiorno. Buongiorno a lei dottoressa Maurizi, grazie <ride> al gruppo che lei guida per l'invito, eh, sono qui che con grande piacere e spero anche di essere all'altezza. Eh, del eh, dell'incontro a parlare dopo autorevoli luminari del, del mondo accademico è sempre complicato. Eh, solo per precisione, sono vice direttore della FIPE, e non vicepresidente. Ma questo è un è un dettaglio per noi molto rilevante, ma magari per chi ci ascolta, poco rilevante. Eh, io ehm, cercherò di, di fare una presentazione magari non molto ordinata e di questo magari eh, mi scuso con, eh, con, con chi ci sta seguendo, eh, ma eh, provo, provo così a tracciare un po' quello che è lo stato dell'arte nel mondo della ristorazione quando si parla di sostenibilità. Eh, di eh, rispetto eh, del, diciamo, del, delle filiere, del controllo della filiera e così via. Allora, prima però di passare alla presentazione vi rubo 30 secondi per dire chi è FIPE. FIPE è l'associazione aderente al mondo Conf Commercio in rappresentanza delle imprese. Della ristorazione, del turismo e anche dell'intrattenimento, quindi il mondo del, delle discoteche per intenderci, eh, che magari c'entra poco con i temi di oggi, eh, quando se si parla di cibo, c'entra invece quando si parla anche di, di sostenibilità a 360 gradi. Eh, noi siamo presenti in tutte le realtà territoriali, con oltre 100 sedi, in rappresentanza di 120.000 imprese. Dentro queste 120.000 imprese ci sono tutte le tipologie di imprese, dal piccolo bar di paese o di montagna al grande ristorante, magari quello mainstream che va con le, le stelle Michelin fino alle grandi catene della ristorazione, sia commerciale che collettiva. Quindi sto parlando della ristorazione aziendale ospedaliera o sanitaria quindi il mondo ha eh, questo grande panorama ora ora vengo al diciamo al cuore della presentazione e del tema che mi è stato affidato eh, dicendo eh, parlando eh, dottor Sbicca un attimo solo perché abbiamo perso la sua immagine Ecco, che... Sì, adesso sì, 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 Mi scusi, dovete iniziare. Abbiamo sentito la parte iniziale della presentazione della FIPE. E sì, se poi ecco, dicevo, 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 dicevo noi abbiamo, noi abbiamo... ho un ritorno in cuffia, non so se, eh, se dipende da me. Eh, abbiamo ehm, da un lato dei trend della domanda, che sono dei trend non solo nazionali ma in qualche modo sì. anche internazionali, che eh, riguardano... Ecco, mi vedete ora? ora sì, adesso la vediamo e la sentiamo. Ogni tanto va via, speriamo che non lo faccia ecco, anche dopo. Spero di no. Eh, dicevo, otto macro trend, eh, sono trend di vario, di vario genere, riguardano diverse tematiche, però almeno tre sono in qualche misura riconducibili al tema ampio della sostenibilità. Io tra questi cito il primo, quello del cibo come fonte di salute e benessere il secondo macro trend che riguarda il controllo della filiera e per arrivare poi al terzo che è quello più diciamo vicino al tema vero e proprio della sostenibilità. Ecco, io vorrei dare mh, un attimo evidenza di ciò che, che significa, di, di ciò del significato di questi macro trend nel mondo della ristorazione. E per esempio quando parliamo di cibo come fonte di salute e benessere c'è senz'altro il tema della sicurezza alimentare che peraltro è anche il titolo dell'incontro di oggi insieme alla sostenibilità perché si parla di piatti sani, di ricette più semplici ma anche di ritorno dei piatti, ai piatti della tradizione, alle realtà locali, piatti con ingredienti certificati. Quindi poi tutto il tema per esempio delle intolleranze, delle allergie, eh, questo è importante, cioè sempre di più avere la consapevolezza che il cibo è un elemento essenziale della salute e del benessere delle persone. Assaggiare più cose, mangiare meno, quindi più, più diversificazione del, della, della cultura alimentare, una cultura alimentare diversificata, magari puntando più alla qualità. Che alla quantità. E poi c'è il grande tema del, del, la, del eh, rapporto col cibo, che sia un rapporto più slow, più lento, meno, meno eh, diciamo, orientato alla velocità. No, da qui il tema del, del consumo lento. Questo eh, riguarda eh, anche la, gli aspetti più generali della vita, della vita di vivere in un modo, in un modo più più slow. Ecco, eh, dopodiché c'è il tema del controllo della filiera, eh, dove si aprono anche qui tante, tante, eh, come dire, eh, domande, tante risposte si possono dare, dagli ingredienti prodotti localmente ad avere fornitori certificati, eh, ingredienti che vengono da eh, prodotti, che vengono da agricoltura biologica, allevamenti rispettosi. Eh, della vita e della, della salute degli animali e poi anche per esempio parlando della pesca, la pesca rispettosa dell'ambiente. Ecco, questo è un altro elemento importante eh, che sta dentro il tema della sostenibilità perché è tutta, alla fine è tutta una, una catena che si tiene insieme e per esempio da una nostra indagine eh, emerge che i ristoratori oggi hanno un rapporto abbastanza diffuso con il mondo del biologico, poi naturalmente quando si parla di agricoltura biologica, di prodotti che vengono da agricoltura biologica o da produzioni eh, biologiche, eh, si riguarda alcuni prodotti, magari non tutti i prodotti eh, che si trattano all'interno della ristorazione che come sapete una ristorazione tradizionale del nostro modello di ristorazione ha un assortimento di prodotti che è estremamente ampio. Si parla di filiera corta, il 90% delle imprese cerca di approvvigionarsi anche attraverso filiere corte. Sto pensando naturalmente alle, a una ristorazione che è ovunque, non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, nelle campagne, è un po' ovunque, quindi dove è più facile anche la, un approvvigionamento da filiera corta e poi ci sono altre specificità ora per esempio si parla abbiamo parlato del controllo della filiera e quanto è importante la tracciabilità degli alimenti dobbiamo dire che nella ristorazione prevale il rapporto fiduciario con il ristoratore il ristoratore in qualche misura è il depositario del, del di ciò che c'è a monte nei confronti del cliente e in effetti il 42% dice che è molto, eh, per i clienti c'è un grande interesse verso la tracciabilità degli alimenti e infatti oggi vediamo che molti ristoratori indicano nello stesso menu addirittura poi anche con forme più innovative come i menu digitali peraltro imposti anche dalla pandemia eh, tutta una serie di informazioni sui propri fornitori e anche sulle caratteristiche dei prodotti però eh, non c'è soltanto quest'atto di fiducia che viene eh, eh, come dire, eh, interpretato dal ristoratore, dal ristoratore che è il ristoratore di fiducia, quello a cui, in cui, eh, che si frequenta per lo più, ma ci sono anche fenomeni innovativi. Adesso qui ve ne cito soltanto uno, è un'esperienza concreta. Eh, qui porto il caso. Non me ne voglia qualcuno che magari ha problemi con il trattamento della ragoste, eh, non è questo il punto, è solo un esempio quello che eh, sono riuscito a mettere in questa presentazione realizzata proprio ieri. Eh, questa esperienza della tracciabilità in tecnologia blockchain del, eh, dell'Aragosta alla Catalana, che è una ricetta fatta da un ristorante romano che si chiama Gallura, quindi è una cosa concreta, non è teoria, che ci dice ad esempio da dove viene la ragosta, quali sono le caratteristiche del, del luogo, del mare dove è stata pescata la ragosta, con l'indice di salinità, la temperatura, per passare poi, e spado molto veloce, a quale, a quale, con quale mezzo è stata trasportata e quando, quella ragosta che viene consumata nel ristorante ma questo si potrebbe fare anche per un piatto di carbonara eh, o per una cace e pepe per stare eh, qui a roma eh, poi ti, ci dice qual è come viene conservata dell'aragosta de, all'interno del ristorante per finire alla vera e propria ricetta che adesso qui non presento ma è solo per darvi un'idea quindi ci sono anche forme evolute di tracciabilità del, eh, delle ricette eh, dei prodotti all'interno del ristorante che usano le tecnologie e che poi sono messe a disposizione del cliente attraverso un messaggio che viene inviato per esempio tramite Whatsapp o addirittura attraverso un QR code edibile che viene messo all'interno del piatto. Quindi sono queste le cose che oggi si fanno sulla tracciabilità. Poi arriviamo al terzo punto che è quello vero e proprio della sostenibilità e in effetti... Partiamo da questo, noi dobbiamo sempre partire dalla domanda, mai dall'offerta. E la domanda ci dice che oggi il 71% dei clienti ritiene molto importante nella scelta di un ristorante che quel ristorante operi in modo sostenibile, dal punto di vista non solo ambientale ma anche dal punto di vista sociale. Questa è una cosa a cui bisogna fare attenzione, non sempre tutti fanno attenzione o lo fanno o, o meglio diciamo che lo fanno in modo implicito, a volte non dando evidenza al cliente di come operano e questo è invece è il salto di qualità che bisogna fare. E che cosa vuol dire operare in modo sostenibile? Questo è quanto dicono i consumatori, i clienti dei ristoranti. Quando si parla di ristorazione, anzitutto mettono al primo posto lo spreco di cibo, cioè limitare lo spreco di cibo. Al secondo l'utilizzo di materie prime che provengono da colture e allevamenti sostenibili. Le materie prime del territorio, vedete come il tema del rapporto col territorio rientra nella più ampia casistica eh, o pro, in tanti profili che assume il concetto di sostenibilità. Naturalmente poi c'è il tema della plastica, quindi del packaging, che è un tema rilevante, qualcuno ne ha parlato prima di me nella mattinata, fino per, per esempio all'utilizzo di apparecchi a basso consumo energetico, quindi un concetto di sostenibilità molto ampio. Dentro il quale a mio parere si trovano quei tre macro trend di, trend di cui vi parlavo all'inizio. Ora, eh, gli stessi ristoratori sono consapevoli, e il 60 si esprime, circa il 60 per cento così, che operare con un'attenzione verso l'ambiente serve a migliorare la reputazione e l'immagine del ristoratore, e quindi nei prossimi mesi, nei prossimi anni anche con l'accelerazione impressa dalla pandemia ci aspettiamo molto, molti più investimenti, anche in termini non solo in, dal punto di vista delle cosiddette operation, ma anche dal punto di vista della comunicazione verso il cliente su questo versante e quindi questo è un tema eh, su cui c'è grande sensibilità. E per esempio torno al tema eh, del, dello spreco alimentare. Eh, lo spreco alimentare è stato citato... Dal professor, eh, vado, vado a recuperare il, il professor Castelnuovo. Eh, mi chiedo scusa, non ricordo. Scusa, no, con ricordo, Antoni. Con l Antoni, l Antoni ecco, sì Sissi. Sì. Chiedo, chiedo scusa eh, per aver storpiato il nome. Che ha parlato del, dello spreco di cibo che riguarda naturalmente tutti gli ambiti della nostra vita e la ristorazione ha una fetta all'interno di questo di questo mondo del 14%, però c'è spreco di cibo, molti i ristoratori dicono che è nell'80% dei casi lo spreco è molto o abbastanza rilevante all'interno dei ristoranti e dove si concentra fondamentalmente? Si concentra nel momento del consumo per la metà e poi naturalmente si divide per l'altra metà tra la preparazione e l'approvvigionamento. Eh, quindi il magazzino quando si fanno errori di acquisti, o in verità adesso sempre meno perché i magazzini stanno diventando quasi in eh, just in time, cioè quindi si fanno gli acquisti quando servono, non ci sono più grandi approvvigionamenti perché le condizioni attuali anche di incertezza della domanda, soprattutto quello che abbiamo vissuto durante la pandemia. Quando le chiusure si facevano la sera per la mattina dopo hanno creato problemi e, e, e rilevanti sotto questo profilo. Quindi sul tema del consumo c'è un problema su cui si può intervenire, anche se appunto siamo nell'ambito di quel 14%, che naturalmente riguarda sia la ristorazione commerciale che la ristorazione collettiva con dinamiche completamente diverse. E allora da questo punto di vista, noi abbiamo fatto una piccola iniziativa che mi piaceva. Condividere con voi, l'abbiamo fatta in collaborazione con Comieco, che sapete è il soggetto che si occupa del riciclo dei materiali da, che provengono dalla cellulosa. Quindi tutto il tè, il mondo della carta. Questo rimpiattino serve sia a portarsi via il cibo eh, eh, ordinato e non consumato all'interno del ristorante, ma lo stesso vino. Vedete c'è anche il rimpiattino. Per il vino, la cosiddetta Doggy, doggy Wine. Eh, perché abbiamo fatto questa iniziativa? L'abbiamo fatta per due ragioni. La prima è quella di contrastare il, 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 diciamo, lo spreco alimentare all'interno dei ristoranti. Ma, ma non è solo un problema di quantità, è un problema di, anche di valore simbolico. Eh, il cibo è sacro eh, e per questo il cibo non va sprecato. Quindi noi diciamo ai clienti attraverso il rimpiattino di portarselo via eh, quando, quando non lo consumano, anche per proseguire magari l'esperienza eh, gastronomica a casa, visto che non sono riusciti per vari motivi a, a consumarla totalmente all'interno del ristorante. Rimpiattino, il nome è, è piuttosto curioso, non so, magari i più giovani non lo sanno, ma una volta si gioca a rimpiattino sta anche per nascondino. Abbiamo visto che l'imbarazzo è tra le cause principali che eh, impediscono ai clienti di chiedere la doggy bag quando vanno, eh, lasciano qualcosa nel piatto e quindi abbiamo voluto giocare proprio su questo questo nome simbolico del rimpiattino nascondino per dire che non c'è eh, nulla di cui vergognarsi, anzi la vergogna è lasciare eh, che il cibo vada sprecato se qualcuno non l'ha finito per, perché non aveva più voglia o si aspettava di, di magari aveva eh, un appetito all'inizio che sembrava superiore a, a quello che poi si è verificato, lo deve portare a casa. Ecco, io eh, credo di aver in qualche modo concluso qui questa mia presentazione, rifaccio soltanto un riepilogo per dire che noi il tema della sostenibilità ad ampio spettro è un tema che oggi è presente nella ristorazione, passa attraverso diversi profili. Uno di questi è lo spreco, ma non è soltanto lo spreco, è una modalità di acquisto di approvvigionamento più attenta, è anche un, te, il tema dell'informazione da trasferire al cliente, perché ad esempio siamo consapevoli che il fuori casa, in questo caso la ristorazione, può giocare un ruolo importante anche nell'educazione e nella costruzione di buone pratiche. A volte si fanno fuori casa delle cose buone che poi si portano in casa e quindi se questo dello spreco alimentare con il rimpiattino è un messaggio che mandiamo al cliente glielo mandiamo non solo per non sprecare a, al ristorante ma soprattutto per non sprecare a casa grazie ancora per l'ospitalità grazie, grazie dottor Sbraga scusi se prima ho confuso il vice direttore, l'ho promossa sul campo <ride> grazie, e... grazie, grazie. <ride> Uh, dunque la ringrazio molto per questi, questi numeri, questo diciamo, focus no, dell'attenzione che ha eh, Fipe eh, rispetto alla sostenibilità. Devo dire che sono stata impressionata da questo 50% di spreco che c'è sulla parte del consumo, no? magari uno si immaginava di più nella parte di preparazione, nella parte di, appunto, di, di stoccaggio delle, delle merci. E, e, mh, e infatti mh, sicuramente il rimpiattino è un'idea molto bella anche per mh, istituzionalizzare no? qualcosa che dovrebbe essere fatto sempre e sono d'accordo con lei che va anche eh, sensibilizzato il consumatore diciamo di non eh, appunto eh, fare che poi probabilmente questa è la stessa brutta abitudine che poi si ha a casa no eh, magari qualcuno di vecchie generazioni che se non avanza no come si dice non basta eh, e quindi ecco c'è cioè, tutto anche proprio una mentalità no un po' nuova e sicuramente queste ehm, queste iniziative aiutano a crearla mano a mano ma dobbiamo ognuno deve fare la propria parte questo è è sicuro la ringrazio molto ancora e, e passiamo adesso uh, a, um, a un'azienda un che è un'azienda molto attenta alla parte di sostenibilità ambientale il gruppo Coyan Italia l'abbiamo avuto con noi anche ehm, lo scorso anno se vi ricordate quando abbiamo parlato invece di quanto il covid aveva influenzato eh, appunto la, la, il comparto alimentare e ehm, Parliamo proprio con la dottoressa Barbara Grille, che è Hotel, Hotel Services Manager eh, di Gruppo Corian. Gruppo Corian si occupa cioè, di case di cura, di riabilitazione, di RSA, di hospice, comunità psichiatriche, quindi, eh, diciamo, fa ristorazione collettiva a ehm, persone, ehm, appunto, eh, diciamo, mh, deboli. E, eh, e quindi ha tutta un'attenzione e anche qui c'è tutto il tema della sostenibilità, perché eh, appunto ci facciamo raccontare un po' questo case history, eh, sicuramente è um, sarà diciamo a un livello di difficoltà ancora superiore, no? se, se, se vogliamo dire. Benvenuta dottoressa. Grazie. 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 Le lascio la parola. Grazie mille. Eh, allora intanto ringrazio il gruppo Maurizi per questo per questa possibilità, per questa seconda possibilità di eh, raccontare appunto eh, una storia. Io in questo, in questo momento sostanzialmente racconto un lavoro di gruppo. Eh, io sono appunto la responsabile della parte hotel service, quindi ristorazione, pulizie e lavanderie, ma eh, lavoro nell'ambito eh, del gruppo con eh, i miei colleghi. Questo è, come dire, un racconto. È un uh, progetto di attenzione al uh, momento del pasto, alla sicurezza del pasto, all'ambiente del pasto uh, come struttura, ma anche come percezione emotiva. Le persone fragili, appunto, di cui la dottoressa Maurizi parlava, sono i nostri clienti finali, ma sono anche come dire il punto di partenza per ogni, nostro, eh, per ogni nostra attività. Eh, Un'attenzione alla filiera delle materie prime, discorso già eh, sentito eh, questa mattina, appunto alla sicurezza eh, alimentare degli allergeni e poi alla... Comunicazione e alla percezione, siamo comunque una, una società per azioni, eh, come dire, quotata in borsa, e quindi eh, rispetto alla eh, reputazione e alla corporate social responsibility eh, siamo eh, fortemente attenti. Ehm, perché ci interessa fare questo tipo di ehm, e di attenzione a quella che è l'ecosostenibilità dei nostri servizi perché siamo grossi. E se, come dire, l'attenzione all'ecosostenibilità passa eh, per ciascuno e ciascuna di noi, come cittadine e cittadine, non può non interessare eh, aziende che a livello europeo hanno questo tipo di numeri e che eh, a livello italiano hanno comunque eh, dei numeri che ormai stanno diventando eh, importanti, quindi più di 9.500 posti letto, 69 residenze per anziani, 110 appartamenti per la terza età, eh, 29 centri ambulatoriali. Come vedete, come dire... Eh, L'impatto ambientale di una eh, società come quella in cui eh, io lavoro eh, non può eh, non essere eh, eh, attenta appunto ehm, eh, all'impatto all che eh, ha eh, sulla società. Eh, da parte mia e da parte appunto delle persone che lavorano con me su questo progetto, l'attenzione poi alla ristorazione in numero. Abbiamo più di 100 cucine ormai, eh, cucine interne o in vicolato, gestite internamente o eh, gestite con eh, appalti eh, e subappalti appunto a enti di, eh, di ristorazione. Quindi, eh, I numeri per noi, eh, come dire, non sono tutto, ma danno un po' eh, la cifra di quello che è eh, il lavoro che stiamo cercando di, eh, di fare. Che cosa? Eh, vi ho detto, azienda grande, eh, quotata eh, in borsa, è che, come dire. Ehm, ha, sta facendo un lavoro molto forte con i suoi dipendenti, ma anche con eh, famiglie e ospiti delle nostre strutture, che non sono solo anziani, ma sono anche persone fragili, malati, disabili, eh, comunità eh, psichiatriche, su eh, valori eh, attenti appunto alla fiducia, all'iniziativa e alla responsabilità. Io oggi parlo di responsabilità eh, dell'azienda che ha, come dire, dei commitment, dei... Degli obiettivi chiari eh, in ambito appunto di ecosostenibilità e in modo particolare alla parte ambientale con una riduzione importante di obiettivi per ehm, di riduzione della eh, CO2 e di eh, certificazione. Come lo facciamo? Eh, questo, come dire, è un racconto un po' a 360 gradi molto eh, molto veloce però di quattro eh, progetti e di quattro obiettivi che noi come eh, azienda e anche soprattutto come azienda Corian Italia ci stiamo, stiamo provando a, eh, a dare. Il primo sicuramente è l'attenta organizzazione dei servizi lungo tutta la filiera. Eh, qui parto come dire da uno stereotipo, l'RSA, la struttura per anziani è come dire... Conosciuta come pastina e eh, brodino serale, o addirittura ehm, come dire il, il certosino. Okay? Eh, beh, eh, non è più così. Eh, o, oh, come dire, non lo è mai stato, ma c'è sempre andato bene eh, farlo in questo modo. Sicuramente eh, piatti semplici, non pesanti. Ma eh, l'attenzione all'organizzazione del servizio, appunto, lungo tutta la feriera fino alla eh, persona che deve essere trattata eh, come persona che ha ancora la possibilità, deve avere ancora la possibilità di scegliere e dire la sua. Un lavoro sui menu per l'abbattimento appunto della CO2 e la progettazione del plastic free. Sapete, la plastica è ormai vietata nel mondo sociosanitario, non del tutto, eh, però noi ci proviamo. Eh, una riprogettazione delle strutture e quindi anche delle sue cucine in chiave eh, ecosostenibile e eh, una... Uh, personalizzazione del servizio a tutela della scelta. Qui, qui noi riteniamo che in qualche modo la personalizzazione del servizio aiuti fortemente l'ecosostenibilità di un servizio di ristorazione all'interno delle strutture. Uh, come non sarò lunghissima, comunque poi le uh, slide sono a, uh, a disposizione, così come, come la mia mail, uh, cerchiamo di andare di stare molto attenti a. Uh, Un'attenta pianificazione dei pasti, all'approvvigionamento delle derrate necessarie, all'allevazione delle eccedenze e i residui e predisponendo una procedura uh, forte di monitoraggio standardizzato. Naturalmente, qui io sto parlando delle cucine interne, le cucine in appalto. Lavoriamo in modo importante con i capitolati, insieme al nostro ufficio acquisti e al nostro ufficio legale, per fare in modo che chi lavora con noi, in qualche modo, uh, abbia a cuore questo tipo di. Uh, di attività. Molti enti di ristorazione lo fanno, altri sono ancora un po' indietro rispetto a questa, uh, a questa richiesta, ma uh, penso che piano piano ci, uh, ci arriveremo. Uh, per quanto riguarda l'attenta organizzazione dei servizi lungo la ferriera, sicuramente un'attenzione all'interno dei capitolati, alla formazione degli operatori all'attivare in ambito ospedaliero una procedura di prenotazione dei pasti individuali fondamentale ehm, perché eh, se prima la cultura delle strutture era portare eh, qualsiasi cosa al piano in modo da rispondere alle necessità del, del momento sicuramente questo viene fatto sulle alternative ma l'attenzione è quella di eh, avere ben chiaro eh, chi mangia, cosa mangia e perché mangia quel determinato piatto. Siamo ancora indietro sul recuperare le eccedenze, per recuperare a rete, secondo procedure igienico-sanitarie chiare, eh, gli eventuali scarti di preparazione che sono sempre meno e su questo come dire, le strutture sociosanitarie e sanitarie ospedaliere devono <coughs> lavorare tantissimo eh, per procedere su questo, eh, su questo tema. Per quanto riguarda il lavoro sul menù, ehm, stiamo procedendo anche rispetto a eh, quando ci siamo incontrati l'ultima volta, appunto sull'attenzione sull ai menù e sulla presenza di carne. Sapete che noi non possiamo eliminare completamente la proteina animale, soprattutto per la gestione appunto, delle persone più fragili, ma sicuramente lavorare su dei menù che abbiano base legumi e base verdura maggiore, eh, dobbiamo eh, forzatamente farlo. Da qui una bellissima collaborazione che Corian sta impostando con Fondazione Veronesi sulla creazione di un menù stagionale con minore presenza di proteine eh, animali e la presenza di una giornata completamente vegetariana e ricette e formazione per, per i cuochi che effettueremo poi da settembre-ottobre di quest'anno per fare in modo che la giornata vegetariana non sia passata, ma solo il broccolo lesso, ma sia, come dire, una eh, vera e propria ehm, cottura e presentazione di un menù eh, vegetariano ehm, fatto e pensato appositamente. Quindi, da qui la ricettazione. Uh, la presentazione naturalmente diventa uno strumento anche di comunicazione eh, e di formazione interna ed esterna anche nei confronti delle famiglie. A breve avremo un incontro a Como con le famiglie di una struttura di RSA in cui come dire, uh, la base sarà quella dell'educazione alimentare, non soltanto agli ospiti, in quanto uh, ad un novantenne educazione alimentare. Eh, non la fai più, devi farlo mangiare bene, ma al, ai propri, eh, alle proprie famiglie, alle famiglie di riferimento, invece questa parte qua è fondamentale. Ehm, perché la giornata vegetariana? Perché, ehm, perché voi vi renderete, penso possiate rendervi conto di quanto una giornata vegetariana eh, possa avere impatto in una struttura che ha mh, 100 cucine. Uh, e ha come dire uh, pasti importanti uh, al giorno e di conseguenza anche all'anno. Naturalmente, questa è una valutazione che noi abbiamo fatto in modo particolare sulla carne e sui tagli freddi, appunto, e sugli insaccati, uh, però uh, stiamo. Eh, lavorando ad una riduzione del 15% della CO2 eh, sulle nostre cucine, solo e soltanto pensando ad una giornata settimanale vegetariana appos appositamente eh, cucinata. L'altro passaggio è quello del plastic free in sanità, eh, quindi provare a lavorare sulla riduzione delle bottigliette, gli erogatori eh, di plastica, l'eliminazione delle cannucce eh, di plastica, i piatti in coccio, eliminare come dire, anche nel veicolato, eh, la plastica o comunque il monouso che comunque crea, eh, crea rifiuto per quanto eh, riciclato. Eh, anche questo è un progetto che eh, stiamo testando in una RSA di Milano a più di 200 posti letto, ma che vorremmo via via intraprendere in tutte le nostre eh, strutture. Velocemente vi faccio soltanto, è un lavoro che stiamo facendo appunto con i colleghi e le colleghe dei nostri eh, uffici tecnici e dei nostri uffici sviluppo. Le nuove strutture costruite in chiave ecosostenibile le progettiamo dal, dal grezzo ehm, pensando al servizio in tutte, sue, in tutte le sue parti, ma non soltanto alla cucina. Eh, nel senso che spesso le sale da pranzo delle strutture sociosanitarie e sanitarie sono quanto di più ospedaliero esista all'interno dell'ospedale, pari solo alla eh, camera operatoria. Eh, stiamo lavorando, come dire, a delle modalità per rendere quell'ambiente il più possibile empatico e eh, accogliente nei confronti, appunto, delle nostre, delle nostre persone. Cerchiamo di certificare la progettazione, abbiamo scelto la certificazione LEAD. In ambito gold, appunto per quanto riguarda la riduzione delle emissioni CO2, questo riguarda naturalmente eh, non, soltanto, cioè, non soltanto la, la struttura nel suo complesso, ma anche e soprattutto eh, le, eh, le cucine. La personalizzazione del servizio, vi dicevo all'inizio. Oltre a tutte queste parti che eh, noi svolgiamo insieme con i gruppi di, eh, di lavoro, stiamo lavorando alla personalizzazione eh, del servizio, sempre più importante anche a livello di capitolato con i nostri enti eh, di ristorazione. Eh, stiamo lavorando ad una eh, scelta tecnologica importante per fare in modo che la scelta delle persone sia sempre al primo posto, ma anche poi la tracciabilità appunto, delle materie prime e degli allergeni sia poi addirittura conosciuta dalle famiglie, questo è un sito internet, le famiglie entrano, guardano attraverso le foto che cosa le persone mangiano e eh, ne conoscono addirittura la scheda tecnica per capire eh, che cosa compriamo eh, e che cosa appunto, eh, diamo da mangiare agli ospiti. Uh, e uh, naturalmente che tipo di allergene uh, c'è all'interno anche in traccia all'interno della scheda tecnica. Formiamo: uh, formiamo gli operatori, mm, non vi nascondo come dire che uh, è difficile tenere la formazione aggiornata, uh, soprattutto per quanto riguarda operatori sociosanitari ed infermiere nell'ambito appunto dell'igiene alimentare, uh, stiamo cercando di farlo. Uh, in, uh, come dire, uh, in tutta Italia uh, grazie anche come dire, a operatori come voi che uh, ci sostengono e quindi uh, formare è, uh, è fondamentale anche in chiave di ecosostenibilità e poi differenziare non dare da mangiare alle persone la stessa cosa non sto parlando solo ed esclusivamente di diete speciali ma anche di uh, come dire eh, piatti che rispondono alle eh, esigenze masticatorie e di gusto eh, delle, delle persone che, eh, che, lavorano, eh, che lavorano con noi. Eh, direi che, come dire, eh, questo è un po' il percorso che un'azienda come Corian sta provando a, a impostare, che in parte come dire, risponde anche un po' a quello che io ho sentito eh, questa mattina. Ci stiamo Uh, ci stiamo provando e uh, nel corso appunto dei prossimi due anni proveremo a raggiungere gli obiettivi di, di ecosostenibilità che, come uh, azienda, appunto ci siamo, siamo dati. Io sono assolutamente disponibile a qualunque tipo di suggerimento o anche solo di, uh, di domanda. Questa è uh, comunque la mia mail in caso di contatti successivi. Grazie ancora e spero di essere stata nei tempi. Grazie. Grazie dottoressa Grill, assolutamente nei tempi, molto interessante, complimenti per diciamo, tutte le cose messe, messe in campo. E, allora io vorrei far salire i relatori sul palco, come si dice in gergo, in gergo tecnico, così facciamo le, le domande. Con Gianni. <coughs> Ok, adesso piano, piano piano che non possiamo mettervi più di, di 5-6. Allora, intanto mi chiedono per la, la, il primo intervento, quindi la dottoressa Boi, allora, parlavamo, vi ricordate, del, eh, dell'RSPO, cioè del, dell'olio di palma, e mi chiedono, è previsto l'acquisto dei crediti da RSPO Palm Trace in caso di utilizzo di olio convenzionale? Allora, um, è una domanda molto interessante. Uh, per quanto riguarda l'acquisto di crediti, parliamo di un addendum uh, che è l'RSPO Next, uh, che può essere uh, diciamo, ottenuto da quelle aziende che sono già certificate con il 100% e che già provvedono. Con un acquisto di eh, olio di palma 100% eh, sostenibile. Per cui sì, è prevedibile eh, l'acquisto di questi crediti, ma bisogna essere già in possesso di una eh, diciamo certificazione secondo eh, i due eh, standard più eh, restrittivi che vi ho presentato prima. C'è un'altra domanda riguardo l'olio di palma. M mi chiedono la certificazione RSPO ci garantisce a riguardo del processo di deforestazione? Eh, assolutamente sì, diciamo che uno dei pilastri, ehm, soprattutto dell'ultima eh, revisione dello standard che è previsto anche in realtà in questo addendum RSPO Next eh, di cui vi ho appena parlato, è proprio l'attenzione nei confronti della deforestazione. Cioè ehm, una produzione di eh, olio di palma sostenibile consente di ridurre l'impatto ambientale e limitare la deforestazione. Perché la produzione di olio di palma sostenibile, innanzitutto uh, proprio dell'olio di palma rispetto ad altri oli vegetali, uh, prevede una uh, quantità di terreno uh, nettamente inferiore rispetto a uh, qualsiasi altra produzione, quindi uh, diciamo che. Proprio un aspetto fondamentale di, di questo standard è quello, cioè uh, promuovere una produzione di olio di palma sostenibile consente di ridurre la deforestazione prevedendo uh, l'impianto uh, di uh, piantagioni in uh, zone uh, nelle quali c'è un minore rapporto anche di uh, CO2. Per cui ha un notevole vantaggio anche delle emissioni in atmosfera. Quindi, assolutamente, siamo a vantaggio dell'olio di palma sostenibile in linea generale di tutti gli oli vegetali. Grazie. Grazie eh, invece, per, per il dottor Baldini, volevano sapere: eh, mi sente? Sì. Okay, mm. Ottimo. Eh, volevano sapere um, appunto la, la, lo schema di certificazione che ha aperto a tutti gli operatori della filiera, no? ma quali sono i settori che si sono rilevati più ricettivi? rispetto alle opportunità offerte da questa certificazione sì, abbiamo, abbiamo incontrato tantissimi tantissimi soggetti dalla grande distribuzione organizzata alla grande alle grandi aziende di ristorazione collettiva eh, e anche società di aziende di trasformazione eh, tutti sono interessati eh, i più interessati sono la GDO e la, e la ristorazione. E su tutti, con tutti, è, è stato proprio condiviso quello che dicevo durante l'intervento: eh, questa necessità di comunicare l'impegno. Cioè, oggi c'è coscienza che bisogna impegnarsi su questi, su questi aspetti. Eh, sia dal punto di vista etico come anche dal punto di vista del business, è inutile che noi ci giriamo intorno, cioè c'è una doppia valenza: eh, c'è la parte etica la parte, e c'è la parte del business di un'azienda, e oggi bisogna distinguersi. E, per distinguersi, devi impegnarti su certi temi, uno di questi è lo spreco. Eh, e quindi diciamo che la parte di ristorazione, molto anche per i bandi, per i CAM di cui parlavo, e, e la GDO, perché fa molta comunicazione, si sono mostrati eh, i primi, forse pronti a intervenire, anche se tutta eh, la parte produzione comunque eh, ci sta riflettendo. Ok, grazie. Poi abbiamo una domanda per la dottoressa Lamperti dove chiedono le bioplastiche inducono un errore il consumatore nel fare la raccolta differenziata. Non ritengo sufficiente nel, nel loro caso fornire informazioni al banco, poniamo la solomeria. È previsto qualche provvedimento in proposito? Non si sente Mirka? No. No, non ti sentiamo. Passiamo allora al eh, professor Salvo. Ehm, professore, mi, mi chiedono: abbiamo visto l'applicazione sull'ortofrutta, sull ma in questa pellicola è possibile utilizzarla anche su altri alimenti? State studiando su questo? Quali sono i, pro i prossimi sviluppi? Allora. <coughs> Eh, può essere applicabile su qualsiasi tipo di matrice. Eh, stiamo provando su salumi, formaggi, appastatura, eh, anche sul, sui croccanti. Stiamo andando a valutare pure la, non soltanto la chef life, ma anche la, il cambiamento del, della frazione aromatica di questi croccanti. Eh, stiamo andando a valutare anche la formazione di ammine biogene, e eh, i risultati sono promettenti. Quindi, diciamo che può essere utilizzato su quasi tutti i tipi di, di alimenti eh, ovviamente in maniera diversa cioè se è o a spruzzo o avvolgibile o per immersione ovviamente ok quindi state testando le varie modalità di applicazione su eh, prodotti alimentari diversi ho capito bene? sì ok il croccante è quello buono fatto di mandorle quello sì. lì? Eh, ovviamente questo ah, l'abbiamo fatto in casa, eh, abbiamo aggiunto mandorle, zucchero, ovviamente senza additivi eh, o conservanti e quindi stiamo andando a valutare eh, l'aspetto sia microbiologico che l'aspetto chimico, nutrizionale, sempre sotto stress, quindi mai conservato sotto vuoto oppure in frigorifero a temperatura ambiente. Grazie. E tornata Mirka, proviamo un po', riesci a parlare? Mi sentite adesso? Si, si adesso sì, sì, sì. Ti ricordi la domanda? No, Faccio? me la ricordo, procedo alla risposta. Um, parliamo un po' intanto in linea in generale che il nuovo decreto, quindi il 116 del 2020, dà delle indicazioni in merito comunque agli imballaggi biodegradabili e compostabili. Uh, ipotizziamo che un materiale un imballaggio è un materiale biodegradabile compostabile, intanto mi devo chiedere qual è la codifica corretta la codifica corretta sensi, è la decisione 127.97 CE quella del uh, codice 7 Facolt facoltativamente io posso uh, scegliere di andare a accompagnare tale codifica con la dicitura plastica compostabile Uh, il nuovo decreto inoltre specifica che gli imballaggi biodegradabili e compostabili possono essere raccolti e riciclati con i rifiuti organici se sono certificati conformi uh, come tali da organismi di certificazione e eh, rispetto alla norma tecnica UNIEN 1343-2 e sono opportunamente, opportunamente etichettati riportando quindi la menzione della conformità allo standard europeo l'elemento identificativo del produttore e del certificatore e idonee eh, istruzioni per uh, il consumatore uh, per il conferimento di questo rifiuto nella raccolta differenziata. Dei Grazie. Sì, tra l'altro poi c'è tutto il tema delle bioplastiche, delle plastiche da materiale riciclato. No? Quindi sono due cose molto diverse. Esatto, anche lì si deve fare, si deve fare chiarezza. E dunque, una domanda per il, per il professor Colantoni. Mi chiedono, il progetto Rewaste può coinvolgere anche aziende alimentari, ossia produttori, ad esempio, di prodotti secchi da forno? Sì, Allora, la questa domanda. È mia? Può, può coinvolgere anche tutti gli scarti. Presenti ovviamente eh, sono da effettuare, ovviamente, delle prove e dei test. Perché noi abbiamo preso adesso una frazione merciologica tipica delle mense e dei ristoranti eh, principalmente, per cui anche eh, mista. Quindi non sappiamo bene, ci sono varie tipologie di frazione merciologica. Ma credo che possa andare bene anche quello da formo previo test. Sarebbe interessante, magari. Approfondirlo okay. con eh, chi ha chiesto la domanda, chi ha fatto la domanda eh? Sì, infatti, nell'ottica nell di questa appunto rete che, eh, che siamo sempre contenti di creare, non so chi ha fatto la domanda, ma poi magari lo, vi mettiamo in, in contatto. Mm? Io okay. volevo scusarmi, Daniela. Mi sì, chiedo scusa anche se sono entrato in ritardo, eh, sì, ma sì. chiedo scusa, insomma, se devi andare, non c'è problema. Eh. No, no, rimango, All... rimango. Ok, ottimo, non te lo mando Dunque, eh, poi abbiamo, mh, allora, domanda per la dottoressa Grill. La strategia Plastic Fit che avete implementato nell'RSA di Milano, no? eh, È una, un, diciamo che è proprio un esempio di best practice. Quali sono state però le difficoltà? Perché poi, insomma, sembra tutto così, no? Fluido, ci raccontaremo, immagino che abbiate incontrato... Insomma, difficoltà non, non indifferenti. Microfono? Microfono. No. Deve accettare. deve accettare? Mi dicono deve accettare. Provi a parlare? No, non si sente. Di nuovo provi? Niente, non volevamo ascoltare la risposta. Ecco, aspetti allora facciamo invece allora la domanda a. Mamma mia, mi state facendo sudare. Dunque, la dottoressa <ride> Martina Ferrone e mi chiedono. Mm, dove stava? Ah, ecco, sì, perfetto, sì, sì, la sentiamo. Ok, mi hanno fatto uscire e rientrare. Eccomi qua. Sì. Um, allora. Sì, è, una, come dire, è un tentativo, è una best practice di attenzione alla plastica in una struttura sociosanitaria che, come dire, ha nella plastica uno dei suoi, purtroppo, punti, punti di forza. Nel senso che il sanitario e il sociosanitario, come dire, sappiamo benissimo che totalmente della plastica non potrà fare a meno, anche solo a partire dai bicchierini di plastica per la. Per la terapia, quindi stiamo cercando di lavorare eh, con tutto quello che in qualche modo può essere come dire, eh, rivisto e riutilizzato eh, al posto appunto della plastica stessa. Una delle attività più forti è quella delle delle bottigliette di plastica, pur essendo a loro volta già eh, di plastica riciclata, eh, però producono una massa di rifiuto immenso, quindi anche lavoro, e quindi anche l'ecosostenibilità del lavoro dei nostri operatori e della nostra operatrice è fondamentale, e quindi stiamo cercando di lavorare con, eh, con gli erogatori d'acqua in, in sicurezza. Anche questo è un approccio culturale. Vi assicuro che nel mondo sanitario abbandonare la bottiglietta di plastica eh, a, a, pra a pranzo, a tavola, non è una delle cose più facili che si possa fare. Le cannucce eh, è più facile, ma la bottiglietta di plastica è qualcosa a cui, come dire, difficilmente, soprattutto le famiglie dei nostri anziani. Uh, fanno fatica a uh, rinunciare. Quindi è un percorso uh, lungo, anche nei confronti dei medici, uh, che piano piano stiamo, uh, stiamo impostando. Certo ci fosse un aiuto più forte da parte del regolatore regionale e nazionale, soprattutto nell'ambito del socio sanitario e del sanitario, questo potrebbe essere uh, un aiuto importante per i gestori. Che in questo momento uh, sono da soli nella gestione, appunto, di queste best practices. Però allora, eh, ci proviamo, andiamo avanti su, queste, su questi tentativi. Grazie. Allora eh, una domanda poi per la dottoressa Ferrone, che è qui eh, accanto a me. Mm, dunque mi chiedono: avete testato anche materiali alternativi alla plastica per i prodotti da forno, come biscotti e fette biscottate, che hanno necessità di materiali con barriera ad umidità e ossigeno? Eh, sì, allora abbiamo testato dei packaging in carta eh, con una particolare cerniera di ehm, chiusura eh, e poi ehm, all'interno ehm, c'era una particolare vernice che andava a creare un effetto barriera eh, all'ossigeno e, ehm, e all'umidità. Eh, abbiamo ottenuto buoni risultati abbiamo testato i prodotti a temperatura di stress per cui un ehm, prodotto da forno che va conservato normalmente a temperatura ambiente eh, l'abbiamo stressato a una temperatura di circa 20 gradi ehm, in più rispetto alla normale temperatura di eh, conservazione eh, questo ha permesso anche di poter capire eh, eh, davvero la barriera che il packaging crea contro l'umidità, che è ovvio a quelle, a quelle temperature, tende eh, comunque a formarsi. Grazie. Ho un'altra domanda per il professor Salvo. Eh, mi chiedono: esistono biopackaging ottenibili da scarti di prodotti da forno? Domanda complicata. Il microfono pronto? Sì. Non si Mi sa. sentite adesso? Okay. Sì, adesso sì. Allora, mm -hmm. che io sappia no, eh, anche perché diciamo che i prodotti da forno possono, potrebbero essere riutilizzati anche nella mangimistica animale, quindi a livello di, mh, economico non ha un impatto importante, più sugli, eh, sugli scarti agroalimentari, industriali, quindi frutta, verdura, processi di macinazione della carne, eccetera. E allora sì, prodotti da forno che io sappia no, a meno che non ci siano state del, eh, delle cose nuove in letteratura, ma fino a qualche mese fa non, non ho visto niente. Ancora. Potrebbe essere macchinabile il biopackaging? Eh, assolutamente sì. Eh, noi abbiamo creato la ricetta e la possibilità di, di utilizzarla in varie forme. Ovviamente eh, ci vuole un'azienda alle spalle che vuole investire con noi e quindi creare un impianto industriale per poter creare o le pellicole o i contenitori oppure le bombolette. Sì, Ovviamente questo aspetto è stato okay. stiamo sta ehm... attualmente con delle prove in C'è una domanda ancora per il professor Colantoni: e, Quali sono le prospettive future in termini di induzione delle difese di delle di piante contro i patogeni postali, del progetto Rewaste? Oltre a me, io sono il coordinatore, ci sono altri partner e eh, vorremmo testare effettivamente la resistenza a varie a principali tipologie di patogeni connessi alle, a, alle culture che andiamo ad analizzare per esempio quali sono le problematiche eh, di patogeni presenti per il pomodoro, per le zucchine, capire effettivamente, indurre delle malattie e capire la loro resistenza, poi quei principali indici da un punto di vista culturale che vengono utilizzati. Oltre a me ovviamente, come dicevo, occupandomi degli aspetti ingegneristici, c'è la parte agronomica, c'è un altro docente che si sta occupando effettivamente di eh, questo, e sta attualmente eh, ricavando dei dati su questo aspetto qui. Per chi è interessato a questo aspetto posso avere i miei contatti, possiamo condividere l'andamento dei risultati. Grazie mille. Un'ultima domanda per la dottoressa Lamperti. Mi chiedono la normativa relativa all'etichetta ambientale lascia spazio a dubbi di interpretazione e genera preoccupazione per le tempistiche per conformarsi all'obbligo. Ma è un passaggio obbligato e fondamentale, quali sono le preoccupazioni più frequentemente espresse dagli operatori? Um, occupandomi di etichettatura, spero mi riusciate a sentire bene, scusate. Ok. Uh, sì, sì, ti okay. sentiamo bene. Quando mi ben. di etichettatura, diciamo che uh, vedo quotidianamente quali sono un po' le preoccupazioni da parte degli operatori in merito a questa etichettatura ambientale che lascia ancora un po' di spazi. Sicuramente il primo dubbio riguarda il conciliare le informazioni obbligatorie per il mercato italiano in un'etichetta multimercati, quindi destinata anche a mercati esteri, uh, dove... Attualmente si hanno a disposizione poche informazioni eh, relativamente appunto agli stati che intendono adottare, che adotteranno quasi sicuramente delle in, appunto necessiteranno di informazioni in etichetta ambientale. Eh, al momento hanno grandi preoccupazioni perché è ok che le veicolano per il mercato italiano, ma queste indicazioni poi sicuramente andranno riportate anche per il mercato estero. E un po' anche la modalità di espressione. In merito magari anche quanto era già stato fatto in precedenza adottando uh, anche normative differenti da quelle della direttiva 126, um, 129 97 C e adottando anche uh, altre norme unione Queste sono principalmente le maggiori preoccupazioni, forse ancora di più del tempo di adattamento. Um, Ovvio che tutte queste modifiche incidono sulla sul, sul packaging, nel senso che eh, modificare il packaging e non permettere più la distribuzione perché un'etichettatura errata provoca uno scarto, eh, che è un po' in contrasto con quello che è la normativa, eh, appunto, di etichettatura ambientale. La grande preoccupazione principalmente degli operatori è questa. Eh, lo immagino, grazie mille. Eh, ringrazio tutti quanti, siamo giunti alle conclusioni, eh, abbiamo parlato eh, appunto dell'olio di palma che è diventato una risorsa nuovamente dopo essere stato demonizzato per, per anni, visto il, la crisi anche per dell'olio di girasole e, eh, e quindi abbiamo visto che c'è anche una certificazione che ci permette di essere più tranquilli anche dal punto di vista di, del consumatore quando andiamo ad acquistare un prodotto con eh, olio di palma all'interno. Eh, come eh, la certificazione Food Waste Management System aiuta a dare un segnale importante dal, dagli operatori appunto delle, delle industrie agroalimentari e non eh, rispetto proprio allo spreco, allo spreco alimentare. Mm. Che abbiamo visto essere soprattutto nella distribuzione ma soprattutto nel consumo. Eh, abbiamo oh, visto come la, la nuova normativa sull'etichettatura ambientale è ancora diciamo eh, così da, da mettere in campo ma ehm, l'Italia è stata pioniera in questo percorso e quindi ci piace eh, farlo, farlo presente. Abbiamo visto eh, appunto che il packaging può avere moltissime eh, pro proprietà eh, che può essere realizzato da, da scarti alimentari è veramente eh, diciamo un po' la, 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 il tema il, il, del, del futuro no? rispetto a eh, quello che quando parliamo di sostenibilità eh, ambientale eh, rispetto veramente alla, alla filiera agroalimentare e, mh, abbiamo oh, sentito appunto del progetto presentato dal professor Colantoni che consente il raggiungimento della piena circolarità e quindi la divulgazione di, di risultati che avrà un grande valore aggiunto per l'intera catena del, del valore alimentare. Abbiamo sentito eh, che il 42% dei clienti è molto interessato alla tracciabilità degli alimenti, quindi coloro che vanno al ristorante. E che appunto, eh, grazie ai menu digitali, eh, il consumatore, il, la persona che va ristorante è sempre più ehm, informata di quello che si trova nel, nel piatto e di questo ci, non possiamo che esserne eh, felici. Abbiamo sentito che appunto eh, questa sensibilità di gruppo Corian, perché dipende anche dalle grandi dimensioni del gruppo, no? Quindi diciamo grandi numeri, grandi responsabilità e questo è quello che eh, diciamo così, dovrebbe essere un po' il driver principale di tutte le grandi eh, organizzazioni dovrebbero avere questo quest approccio. Io vi ringrazio moltissimo e voglio lasciare con una good news, come diceva qualcuno, e cioè che eh, allo sportello in Vitalia eh, del Mise, le aziende agroalimentari hanno già presentato più di, 5, 5, di 55 progetti per un eh, importo di più di 600 milioni di euro. Quindi insomma speriamo che questa strada eh, tracciata ci porti eh, a parlare. Insomma, a fare, a fare bene oltre che a parlare di, di cose che dovremmo fare. Grazie a tutti, eh, vi saluto. Vi do appuntamento alla, alla, al prossimo, alla prossima convention di Gruppo Maurizi. Buona giornata, grazie ancora. Grazie a te, Daniele, grazie, 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 grazie a tutti. tutti buona, grazie. Giornata. buona giornata, arrivederci. Arrivederci.